si parla di una serie di delitti e di scomparse avvenuti prevalentemente a Roma tra il 1982 e la prima metà degli anni 90. In particolare, voglio dirvi che tra il 5 aprile 1982 e il 7 agosto 1990, per cui 8 anni, ci sono stati 14 omicidi e 2 scomparse. E poi nel 23 luglio 1994 si ricomincia con una scomparsa, quella della studentessa Alessia Rosati, e poi un'altra serie di scomparse e misteri, tra cui anche quello famoso del collezionista di ossa della Magliana. Insomma, non si finirebbe mai di parlare di delitti e misteri a Roma, purtroppo stiamo parlando di cold case, di delitti o scomparse che sono rimasti completamente insoluti e inspiegati. E abbiamo un ospite questa sera che è Max Parisi, l'autore, insieme al giudice Otello Lupacchini, prima di un libro che ha fatto molto parlare, 12 donne, un solo assassino. Un libro che ha cercato dei collegamenti tra vari delitti Lo facciamo vedere. spese di donne avvenuti a Roma. E in seguito Max Parisi ha scritto anche Assassini in libertà. Assassini in libertà che dà il titolo a questa puntata e che poi alla fine è il succo della vicenda. Abbiamo con noi, oltre a Max Parisi, lo scrittore, anche Igor Quattruno. Più tardi forse verremo raggiunti anche da Valerio Scrivo. E adesso lascio la parola a Igor Quattruno, anche se una cosa volevo dirla subito a Max Parisi, posso? Certo, Vai! ciao a tutti intanto. Ciao Max. Ciao Max, senti, io mi ricordo che quando è uscito il tuo libro con il giudice Lupacchini, sulle 12 donne scomparse o uccise, Sì. c'è stata un po' di controversia, un po' di polemica. Diciamo che quello che voi avete fatto quella volta è stato cercare, trovare un filo che nessuno aveva mai cercato né trovato e che Esatto. adesso non trova tutti d'accordo. E io volevo chiederti, a parte che mi auguro che in questa puntata poi tu possa rispondere magari anche a delle obiezioni che hai ricevuto Certo. nel tempo, ma puoi dirci anche se qualcosa è cambiato, se il primo libro, per esempio, no? Rimane valido al 100% oppure con i tuoi studi successivi, con le tue opere successive, questo filo sei riuscito a definirlo meglio, a togliere qualcuno di questi episodi dal filo, eccetera. Questo sarebbe molto interessante da capire per noi, per i nostri ascoltatori. Bene, allora, guarda, noi siamo arrivati a collegare questi omicidi non perché li stessimo cercando, non perché avevamo, come dire, un'ipotesi preconcetta. In verità, la nostra indagine, quando dico nostra, davvero è stata un'indagine condotta assieme dal giudice Lupacchini personalmente e dal sottoscritto per quello che sono riuscito a fare. Noi siamo partiti dall'idea di riuscire a spiegare e soprattutto a capire bene cos'è accaduto a Emanuele Orlandi e a Mirella Gregori. Questo sì. Da lì è proseguita, si è arrivata alla scoperta che c'erano una serie di punti che mettevano in comunicazione, come se fosse una specie di fiume carsico, una serie di altre vicende, di altri omicidi, che apparentemente non avevano niente a che vedere con la scomparsa di Emanuele Orlandi e di Mirella Gregori. Ma è proprio analizzando attentamente, sulla base anche delle carte, l'inchiesta su Emanuele Orlandi, ci siamo resi conto di due cose. La prima, che è stata una generale mistificazione, tutto quanto è stato raccontato all'epoca, parlo dell'anno 83, poi 84, poi finisce tutto, dai vari emissari di presunte organizzazioni più o meno terroristiche, più o meno segrete, mi riferisco a Phoenix piuttosto che al Turkish, una completa, colossale mistificazione, tutto falso. Ciò detto, ci siamo resi conto quindi che il fatto in sé
della scomparsa di Emanuele Orlandi andava letto in tutt'altro modo. Cioè, qualcuno l'ha presa, punto. Questo qualcuno l'ha presa e basta. Tutti gli altri che sono intervenuti dopo mai dimostreranno di avere un minimo di prova per dimostrare di essere stati sequestratori o di essere in quel momento sequestratori, magari anche gli assassini, ma insomma certamente sequestratori. Mai una prova in un sequestro di persona. Ma stiamo scherzando? Una fotografia bastava, una Polaroid. Allora costava 12.000 lire comprare una Polaroid, si comprava ovunque. Click, foto, la mandavano in una busta. No, niente di tutto questo. Quindi, sull'idea che il sequestro Orlandi in realtà fu l'operazione condotta da una sola persona che la voleva rapire, portare via, come aveva portato via Mirella Regori prima e porterà via altre ragazzine dopo, perché non sono successe solo queste scomparse, siamo giunti alla conclusione che questo cacciatore poteva avere fatto altri omicidi, perché era fuori di dubbio, e infatti poi si è dimostrato vero, che sia la Gregori sia Rolandi siano state uccise. Su questo direi che è pacifico, no? Ora, detto questo, ecco che nasce la ricerca sull'ipotesi che chi aveva preso queste due ragazzine avesse fatto altri delitti. Siamo arrivati a scoprire noi per primi, perché in realtà prima di noi nessuno, dagli anni 80 al 2007, ha considerato la possibilità che questi omicidi non fossero tutti risolti, ovviamente, provocati da 12 assassini, ma da uno o due serial killer tra loro collegati. Ecco che, cercando, più avanzavamo, più nascevano evidenze. Per esempio, Kathy Skerl. Kathy Skerl, non è stato mai detto, ma lei vendeva i profumini Avon. Lo scriveva nel suo diario anche. Mirella Gregori, anche lei vendeva i profumini Avon. Nel suo diario ne parla. Ma Orlandi non ci riesce, perché la porta via subito questo tipo. Bruna Vettese, che c'entra poco e niente naturalmente con due ragazzine, una donna adulta, tutta un'altra storia. Ma anche lei seguiva i profumini Avon. Insomma, c'è un filo che congiunge una serie di meccanismi di adescamento. Scopriamo proprio lì nel 2007, pensate, nel 2007 andava detto nel 1983-84, ma noi lo scopriamo nel 2007 guardando gli atti e incontrando una persona che ce lo racconta, che c'erano degli adescatori che in certi casi hanno fallito, non sono riusciti a prendere la preda, perché qualcuno è intervenuto e gliel'ha impedito. Ora, voi capite che da qui nasce tutto, non abbiamo avuto l'idea di dire, vabbè, vediamo se riusciamo a mettere insieme questi delitti e quindi ci costituiamo una tesi e poi va così. Ce n'è qualcuno che non è andato, che potrebbe essere escluso? Direi di no. Direi proprio di no. Anzi, io direi che ne andrebbero aggiunti alcuni altri. Per esempio, c'è il caso di una giovane donna austriaca di 19 anni che anche lei, puff, scompare nel nulla. Arriva in vacanza a Roma e puff, scompare nel nulla, in pieno giorno. La troveranno 2 mesi e mezzo dopo in un canneto a nord di Roma, vicino a Terpini. Seviziata e uccisa. Non violentata, seviziata e uccisa. Il minimo comune denominatore di questi omicidi? Sicuramente uno. L'assassino barra gli assassini, immaginando l'ipotesi che siano 12 assassini. Bene, tutti e 12 si mettono d'accordo e non violentano nessuna delle vittime. Eppure sono tutte donne, alcune anche molto carine, direi tutte molto carine. Questo è un altro punto che accomuna questi omicidi, cioè la dinamica dell'assassino. L'assassino o le colpisce in testa e le strangola, attenzione, non le colpisce in testa con una spranga di ferro, un sasso, qualcosa di che lacera la cute, no, le colpisce in testa con un manganello, probabilmente, o qualcosa di duro, ma che non taglia la cute, e dopo le strangola. Con che cosa le strangola? In tutti questi casi le strangola con le loro capi d'abbigliamento, tutte. Da Tea Stroppa, la Vettese,
la stessa Cathy Scherrio, la Gianniti, tutte così le strangola. Quando non le strangola, le massacra coltellate. Però attenzione, non è che le massacra coltellate e basta. Le lava, pulisce la vittima, non si trova tanto sangue. Nel caso della Fernanda Durante, addirittura, il corpo non ha sangue. 35 coltellate, non una traccia di sangue dove c'è il cadavere. Non l'ha ucciso una settimana prima, l'ha ucciso 3 ore prima. Voi capite che ci vuole, come si dice, molta fantasia a non volere credere che ci siano dei punti in comune solidissimi tra questi omicidi. Ma i punti in comune... È più fantasioso credere che non lo siano del fatto che lo siano in comune tra loro. I punti in comune ci sono. Io credo che valga la pena di raccontarla bene questa storia. Okay. Quindi cominciando dall'inizio. Rosa Martucci. In effetti, Rosa Martucci. Però prima di parlare di Rosa Martucci, una cosa la voglio dire. Insomma, io i due libri di Max li ho letti. Poi con Max ci siamo incontrati su Simonetta Cesaroni, naturalmente, e su Catherine Scherl, perché è da tempo che sto studiando il caso della Scherl. E ne abbiamo parlato a lungo, e devo dire che a un certo punto Max è riuscito a meravigliarmi quando mi ha mostrato, no, alcune immagini, quando mi ha raccontato alcune storie, alcuni collegamenti. Ecco, lo studio che Max ha fatto, Max e anche Otello Luparchini, altro che, è uno studio territoriale. Cioè c'è una attenzione, così come dovrebbe essere ovviamente, no? A me viene da dire maniacale, per dove abita la vittima e quindi il confronto con le altre vittime, i luoghi frequentati dalla vittima e quindi il confronto con gli altri luoghi frequentati dalla vittima, perché poi alla fine è così che una indagine, dato appunto l'obiettivo di individuare uno o più seriali, dovrebbe essere fatta. Ecco, allora, cominciamo appunto dall'inizio, cominciamo a raccontare questa storia dal 6 aprile dell'82. Sì. Rosa Martucci. Sì. Rosa Martucci è una giovane ragazza molto carina. Ha avuto una infanzia difficile. Il padre è un uomo violento, la madre, insomma, è meglio perdere che trovarla. Lei, però, si salva. Si salva da che cosa? Da morire di eroina a 16 anni. Perché la verità vera è che Rosa Martucci comincia a drogarsi tra i 15 e i 16 anni. Dopodiché, cosa succede? Succede che intorno ai 20 anni, poco prima di essere uccisa, 3-4 mesi prima, conosce un ragazzo, un certo Walter Burchio, si chiama di cognome. Walter se ne innamora in una maniera folle di questa ragazza. La porta a casa sua, abita in via Cavour, a Roma, le chiede di formare una famiglia. Non solo. Rosa resta incinta di Walter. Questa ragazza, quindi, cambia completamente vita. Ma non in quei 3 mesi, aveva già cambiato vita, aveva già smesso di drogarsi, aveva già smesso anche di prostituirsi. Sì, perché, diciamo le cose come stanno, Rosa Martucci per un certo periodo si è prostituita da adolescente, pensate che cosa terrificante, tra i 16 e i 17, 18 anni. Poi ci sarebbe a domandarsi anche la polizia cosa faceva, perché insomma quando vedi per strada una ragazzina di 16 anni che fa la prostituta, magari una pattuglia della polizia è passata, magari una pattuglia del carabiniere è passata, magari doveva fermarsi, no? Però non è mai accaduto. Non viene schedata come prostituta, la Martucci, no. Bene, questo è il quadro, innamorata, incinta, non più drogata. Ebbene, innamorata, incinta, non più drogata, viene trovata garrottata in un campo a fianco della Piantica. È un omicidio terribile, perché
L'assassino, prima, dunque, lei ha un vasto ematoma sulla testa, ma non un taglio, solo un vasto ematoma, quindi si presuppone per perso i sensi, speriamo. Speriamo, perché l'assassino praticamente le spezza la spina dorsale, la strangola, praticando la garrotta con un legno, usando una cintura dei pantaloni, si presuppone la sua di cintura dei pantaloni, e avvita, standole, lei è poggiata a terra, da dietro, avvita, quindi standole praticamente sulla schiena, si può dire, con le ginocchia, col peso del corpo, insomma le spezza anche la spina dorsale. Questo omicidio è brutale e sadico. Dopodiché la polizia cosa fa? La polizia dice, beh, dunque, intanto sicuro era una drogata, non era una drogata, sicuro aveva un protettore e sicuramente sarà stata uccisa per regolamento di conti nel mondo della prostituzione, se non addirittura dello spaccio di droga a grossi livelli. Questo è il quadro. Fanno anche delle indagini e riescono a risalire a quello che era stato probabilmente 2 o 3 anni prima il suo, chiamiamolo, protettore, un tipaccio dell'altro mondo. Fanno un'irruzione in un appartamento di Roma, in via Torino, e arrestano 7 persone. Trovano 3 di una banda di spacciatori e protettori contemporanei, cioè, quindi spacciavano eroina ma proteggevano anche delle prostitute, proteggevano, insomma, taglieggiavano delle prostitute, più addirittura 3 trafficanti internazionali che arrestano sempre non sapendolo, cioè entrano, volevano prendere questo tipo, cioè il protettore, diciamo, vecchio protettore di Rosa Martucci, ma pigliano anche 3 trafficanti internazionali, 3 egiziani. Ma attenzione, la cosa più terribile devo ancora dirvela. In un appartamento c'erano 2 ragazzine di 13 anni, che vengono trovate lì, inebetite dall'eroina, ovviamente rapite, sequestrate e portate lì da questi signori. Vi dice niente? 13 anni, rapite in un appartamento, che fine avrebbero fatto queste ragazzine? Se avesse fatto irruzione della polizia cercando l'assassino di Rosa Martucci, che poi non era l'assassino di Rosa Martucci, perché questo tipo dimostrerà che non c'entravano accidenti di nulla, infatti né lo condannano, ma neanche lo inquisiscono per l'omicidio, e neanche gli altri 7. Ma queste 2 ragazzine le hanno salvate per caso. Le notizie sono scarne. Non ci sono notizie sui giornali, solo l'ANSA. Posso dire una cosa, Max? Max, posso fare un'osservazione, visto che tu questi casi li hai studiati molto bene da vicino? È interessante che, appunto, spesso in Italia si parla di ragazzine minorenni che si prostituiscono. In realtà, forse, io credo, sarebbe più corretto dire, e all'estero hanno cominciato a dire, ragazzine che sono sfruttate per la prostituzione. Ah, ragazzine, certo che sì. Sono soggette a un traffico. Assolutamente. Scusami, No, ma è importante. È importante per gli ascoltatori, perché la ragazzina, la minorenne di 13 anni, di 14, 15 o 16, non è giusto considerarla una parte attiva nella prostituzione. È un soggetto che invece viene sfruttato per la prostituzione, e allora in questo modo, usando questo linguaggio, poi anche la legge comincia a tutelare di più le vittime di questi traffici, anche perché non è possibile prostituirsi così liberamente senza un protettore, ci vogliono sempre questi protettori della malavita che ti sfruttano. È giusto? Cosa ne pensi, Max? Ma guarda, sono completamente d'accordo con te. Volevo solo aggiungere, perché a questo punto è meglio, parliamoci chiaro, guardate, sinceramente credo che la verità superi qualsiasi altra considerazione. Facciamo dei nomi. Lo sfruttatore che seguiranno arrivando a questo appartamento si chiama Salvatore Abita, o Abita, scegliete voi. Un suo socio, altro spacciatore che conosceva anche Rosa Martucci, si chiama Erminio Leggi. E il terzo della banda di questi spacciatori di eroina si chiama Luigi Testa. I 3 trafficanti internazionali hanno dei nomi. Uno si chiama Ahmed Fazi, un altro Abdel Fattah, e il terzo Abes Ramuni. Sono tutti e 3 egiziani. Non sono lì per i 3 grammi di eroina. Questa è gente che traffica. Infatti per questa roba verranno tutti condannati pesantemente, ma non per il caso Martucci. Tra l'altro,
Salvatore Abita, riesco a chiamarlo così, che abita, lui disse una cosa disarmante, se volete. Ma secondo voi, io, se dovevo uccidere la Martucci, la uccidevo così. Ma io sono un criminale, non sono mica un sadico. Sparavo, punto. Cioè, il paradosso di questa storia, che i modi di uccidere che hanno gli assassini, queste donne, e le metto tutte inclusa Simonetta Cesaroni e anche quelle successive, sono modi che col crimine organizzato, con la malavita, non hanno niente a che fare. La malavita non uccide così. Anzi, se deve uccidere, diciamo così, torturando, ci sono i segni della tortura. Ci sono dei casi pazzeschi, tipo il fratello di Abatino, che viene torturato e poi ucciso per sapere dove era Abatino. Non parlerà, non lo dirà Roberto Abatino, non dice dove è suo fratello. Però si capisce, si vede, è evidente che ci sono state delle torture per uno scopo, ma non per uccidere delle ragazzine, delle giovani donne, anche donne che si prostituivano per tutte le ragioni che dicevi tu poco fa, costrette a farlo. Nel caso della Martucci, sotto il ricatto dell'eroina, perché l'eroina va pagata, va comprata. E lei voleva, in qualche modo, veniva compensata, pensate, cioè chi la proteggeva era anche spacciatore di eroina. Provate a immaginare questo cortocircuito, per cui è evidente, no? Potevano andare le cose. Quindi, il caso Martucci è un caso emblematico di tutta la serie. È l'inizio di un modo di uccidere che non ha niente a che fare col crimine organizzato, non ha niente a che fare con i regolamenti di conti della malavita, non ha niente a che fare nemmeno con le questioni passionali. Perché, vedete, nel caso di un omicidio, diciamo, passionale, l'orco, perché 9 volte su 10 l'orco è il compagno, l'amico, il fidanzato, chiamate come vi pare, della vittima, dei femminicidi in sostanza. C'è nel femminicidio passionale l'ira, la rabbia, lo sfogo sadico, la violenza, quindi è un impeto omicida. No, questi sono omicidi sadici, sono omicidi fatti per il piacere di uccidere, di fare soffrire la vittima. Rosa Martucci è stata uccisa con una sequenza che sarà durata come minimo 10 minuti. Mi seguite? Ecco. Bene. Sì, il piacere di uccidere. Ecco, intanto, vabbè, salutiamo Valerio Scrivo che si è appena unito. Ciao a tutti, scusate il ritardo. Ciao. Noi, ciao. E stiamo raccontando questa storia e in effetti già da adesso viene fuori un particolare pazzesco, inquietante, drammatico, atroce probabilmente è il termine giusto, perché ci troviamo di fronte a qualcuno che uccide non per un obiettivo pratico, per un obiettivo ma per il piacere di farlo. C'è poco da fare, no? Cioè il fatto di far durare in qualche modo, no, l'agonia, questo momento ultimo, no, a lungo, è evidentemente la costruzione mentale che lo accompagna nel mentre compie questo atto. Rosa Martucci. Poi c'è Augusta Confaloni, 15 agosto 1982, stesso anno, un po' più in là. Un po' più in là. Ecco, una cosa che non ho ancora detto dell'omicidio di Rosa Martucci è che un'altra caratteristica importante di questa sequenza è che l'assassino è un feticista, si porta via delle parti dell'abbigliamento, lo farà sempre, in tutti i casi, finendo con Simonetta Cesaroni, cominciando con Rosa Martucci. Tutti i casi l'assassino porta via dei capi di abbigliamento della vittima. Nel caso di Augusta Confaloni addirittura è incredibile questa cosa, perché verrà trovata molto lontano da casa sua, nella pineta di Castelfusano. Attenzione, io posso fare qualche errore, sono di Milano, non conosco benissimo Roma, però insomma me la sono studiata un po', ci ho anche vissuto per questa inchiesta, tra parentesi. Bene, insomma, nella pineta di Castelfusano è a molti molti chilometri da casa sua. Lei abita la Camilluccia, che non è proprio un quartieraccio qualsiasi di Roma, è un bel quartiere. Ha 3 appartamenti la Camilluccia, perché facendo diciamo questa professione, o forse anche per altre ragioni che non sappiamo, comunque ha messo insieme un bel patrimonio, ha comprato 3 appartamenti la Camilluccia, dei grandi, uno dei quali vive.
Bene, verrà trovata praticamente nuda, con addosso una vestaglia da notte, in mezzo a una pineta, è stata strangolata. Nessuno riuscirà a capire né la ragione per la quale fosse fin laggiù, il cadavere fosse stato trovato laggiù, e tantomeno il modo in cui era vestita, perché è incredibile che da viva, la compagna non sia uscita di casa con una vestaglietta, insomma, senza addosso una notarla. Quindi è evidente che sia successo qualcosa, qualcosa combinata. Il sistema del colpo in testa e dello strangolamento con Augusta Confaloni, prima Rosa Marzucci, poi Augusta Confaloni, diventa una costante. Tranne che negli uccidi cruenti con un pugnale fatti contro... Max, scusami, sì? C'è qualcuno che c'ha... le casse alzate e entra un ritorno fastidioso. Io non so cosa vuol dire casse alzate. Io... Possesso dei... Gli altoparlanti. Ah, io, beh, quello di prima, lo abbasso, non so. Ok, ora... No, no, ora è sparito, probabilmente. Scusatemi. Allora, nello scrivere questa inchiesta, arriviamo a capire, perché è stata fatta passo dopo passo, quindi... Partiamo da Rosa Martucci, individuiamo la Confaloni, vediamo che c'è una dinamica omicidaria che è la stessa. A questo punto diciamo buh. Dopodiché, quando scriviamo il testo, Otello ed io, diciamo da questo punto in poi si capisce che è una dinamica. Cioè non era un'idea preconcetta, andiamo a dimostrare in sostanza che le opinioni, cioè i fatti si adattano alle opinioni. No, è l'esatto contrario. I fatti producono delle opinioni, cioè delle teorie sulle quali, che spiegano in qualche modo i fatti. Ecco, dalla Confaloni in poi, questa diventa una costante. Prima la Martucci, poi la Confaloni, dopodiché parte tutta la serie identica, identica, devo dire, con le dinamiche omicidarie. Ecco. Sì, però raccontiamola bene e direi che, sì, un po' della Confaloni hai detto, poi magari volendo ci possiamo... No, ci possono dire altre cose, perché in realtà, perdonami Ivor, c'è una questione piuttosto delicata. Tu prima hai detto che, giustamente, abbiamo costituito una inchiesta tenendo conto degli aspetti territoriali. Questo è molto banale, è la banalità del male. Gli assassini seriali colpiscono in zone che conoscono. Vanno a caccia in zone che conoscono. Questo funziona dappertutto, nello stesso modo. Poi si possono spostare, magari si spostano anche di 1000 chilometri, ricominciano ad andare a caccia nelle zone che conoscono, cioè prossime ai luoghi dove vivono. Nel caso di Augusta Confaloni, noi ci rendiamo conto, ex post successivamente, che sull'idea di un sospettato, Confaloni, così come Rosa Martucci, funzionava perfettamente. Al di là della dinamica, al di là del fatto che sia comunque sistemi per uccidere identici, ma c'è anche un fatto territoriale epicentrato su un sospettato. Io lo dico francamente. E poi ne ho parlato anche qualche giorno fa con Otello, che da poco è andato in pensione perché ha raggiunto i 70 anni. Ci siamo proprio detti questo al telefono. È una cosa anche grave, per la verità, insomma. Chi avrebbe dovuto autorizzare l'inchiesta non l'ha fatto. Chi avrebbe dovuto autorizzare l'inchiesta nella Procura di Roma non l'ha fatto. Non ha voluto seguire questa pista. Non l'ha saputo, non ha voluto, che è una cosa molto diversa. Non ha voluto seguire questa pista. Non ha voluto... e non so, noi non sappiamo perché, seguire questa pista che avrebbe portato, porterebbe tuttora, per la verità, a inquadrare nello stesso mirino una serie di omicidi e sparizioni, partendo, lo ripeto, da Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, partendo da lì. Non sono casi estranei. Guardate, mi rendo conto che... ci sia stata molta letteratura, no? Su Orlandi, Gregori, tantissime cose scritte. Non voglio vantarne, ma sapete, sono un pignolo, dedico tanto tempo alle cose che faccio. Ho letto praticamente tutto quello che c'è da leggere su casi Orlandi e Cesaroni. E vi dico che sono giunto all'assoluta certezza di una colossale mistificazione sul caso
Orlandi e una colossale trascuratezza sul caso Gregori. Non hanno fatto le indagini sulla Gregori, zero piatto, e hanno seguito piste costruite ad arte da forze esterne sul caso Orlandi. L'assassino o la coppia di assassini che fa questi omicidi rapisce tanto l'Orlandi quanto la Gregori. La gestione mediatica successiva verrà fatta da altri che non dimostreranno mai di aver ucciso la Orlandi né sequestrato l'Orlandi. Che, capite? Cioè, da solo, in qualsiasi caso di rapimento non ci fosse la prova che è sequestrato e mani sequestratori, voi capite che cadrebbe da solo, no? E sarebbe molto, molto interessante per lo sequestratore dire: eccovi la foto, l'ho presa io. Sarebbe finita lì, ok, ce l'hai, cosa vuoi in cambio? Vuoi che liberiamo Akcha? Ti libereremo Akcha, ovviamente no, ma insomma, quello sarebbe stato sensato nel delirio di un sequestro del genere, ma non è andata così, non è stato così. Max, scusami, una domanda. Che cosa lega esattamente il caso Orlandi e il caso Gregori, secondo te? L'assassino e basta. Le due ragazzine non si conoscevano, due vite diverse, due mondi diversi, due realtà completamente diverse. L'assassino no, l'assassino invece era un cacciatore. Era un cacciatore a cui piacciono le ragazzine, almeno in quel momento della sua vita, e queste due le prende. Le prende con inganno, come si può ingannare una ragazzina alla quale si promette un guadagno, qualche centinaio di mila lire, si compra un motorino, a quell'altra probabilmente la stessa cosa, fornisce nomi falsi, è abile, si presenta bene, è giovane, elegante, carino, mite, non dà l'idea di un violento, non è un tagliagole che posso dirvi come il freddo, il gente della Magliana, insomma, che adesso io non voglio essere lombrosiano, ma se guardate le foto della Magliana tutte assieme, ragazzi, non è che viene in mente, non so io, una classe del liceo. No, credo, no. Senza voler essere lombrosiano, così, giusto per dire. Ecco, lui no. No, no. Un uomo elegante, ricco, si presenta molto bene, di buona famiglia. È perfetto, perfetto. Quindi sono unite solo dall'assassino. E dalla dinamica che ha usato l'assassino per portarle via. Ecco, allora, prima di parlare meglio di Mirella Gregori, perché poi credo che insomma ci vorrà più tempo di quello che abbiamo, e quindi magari, se Valerio è d'accordo, ci torneremo ad approfondire, no? Perché mi piace il modo con il quale racconti, cioè mi piace il fatto che descrivi, tratteggi i caratteri della vittima, no? Che spesso, troppo spesso, vengono diciamo cancellati dalla furia della cronaca, che prende solo quegli aspetti che possono essere utili magari per scandalizzare oppure per sorprendere, ma tralascia il carattere, no? Vedo che invece, e poi alla fine insomma la lettura dei due libri lo dimostra, ti sei soffermato a lungo proprio su chi erano, no? Perché poi è così che bisogna fare, cioè non solo, appunto, come dicevamo prima, fare un'analisi precisa geografica dei movimenti, dei luoghi e quindi degli avvistamenti possibili e probabili, ma anche cercare di capire, no, chi era la vittima, che cosa pensava e perché, no, è andata a finire in quella trappola. Esatto, perché, esatto, Igor, esatto. Esatto. Allora, questa cosa si chiama vittimologia, cioè vittimologia, il modo di, esatto, pensare, di cercare di definire il profilo dell'assassino partendo dai profili delle vittime. Esatto, partendo dal profilo delle vittime. E qui cosa ha tratto delle vittime l'assassino? Che cosa delle vittime, esatto, ha tratto l'assassino?
Esatto. Il punto in comune tra le vittime definiscono in qualche modo anche l'assassino. E qui, poiché le vittime purtroppo sono numerose, esiste la possibilità quindi anche di tratteggiare. Certo. Meglio. Ecco, allora, spendiamo due parole appunto per Bruna Vattese. Che viene Bruna uccisa. Vattese è un caso straordinario. Oltretutto... 18 febbraio 1983. Esatto. Oltretutto, facendo un piccolo passo indietro, tanto Mirella Gregori quanto Emanuele Orlandi andavano a ballare in discoteca. Cerchiamo di mettercelo in testa. Non erano... erano ragazzine normali, che a 15 anni, 14 anni, le prime cose, domenica pomeriggio si va a ballare in discoteca, che parola grossa, un locale da ballo per ragazzini, insomma, no? Questo è. Inoltre, a tutte e due piaceva Baglioni. Questa è anche un'altra cosa che posso dirti. Sono piccole cose, però danno l'idea, no, del tipo di profilo che hanno queste due ragazzine. Benché non si conoscano, sono abbastanza simili. Baglioni è un mondo. Sì, è un esatto, mondo preciso. Mondo. Ecco, Bruna Vattese, questo caso, il suo omicidio mi ha portato molto lontano. Intanto perché lei ha una storia straordinaria, una donna molto bella. Si sposa male con un uomo più che sbagliato, miserabile, si chiama Perracchia lui di cognome, fa quattro figli con quest'uomo, quattro, dopodiché Bruna praticamente cambia vita, ovvero sia, io ho conosciuto i parenti, sono andato a cercarli della Vattese, perché avevo bisogno di un capo d'abbigliamento della vittima e la sorella della Vattese me l'ha dato. Perché? Perché pensavo che l'assassino gliel'avesse regalato, e quindi, che era poi vero, solo che ahimè non sono riuscito a rintracciare dove avesse comprato questo capo, però sicuramente l'aveva regalato, penso di avercelo ancora. È una famiglia dura, quella dei Vattese e Perracchia, perché quando sono andato a trovare da Cilia, voi sicuramente magari conoscerete un po' Acilia, io la vedevo per la prima volta, in realtà è una baraccopoli, almeno dove sono andato io, quella parte di Acilia. E due dei fratelli del marito erano latitanti, sono venuti apposta ad incontrarmi, da latitanti, mi hanno anche detto. Mi hanno parlato di una cosa che ha aperto un mondo, ovvero sia, la Vattese e i Perracchia, tutti e due, erano amici di Abbattino, Maurizio Abbattino. Abitavano, prima di trasferirsi da Cilia, in una specie di palazzina dei popolari, loro al piano e gli Abbattino al piano di sopra. Conoscevano sia Maurizio che suo fratello. Il fratello, attenzione a quello che sto dicendo, il fratello di Abbattino andava a ballare in una discoteca, era proprio un ragazzino dell'età dell'Orlandi, per intenderci, in una discoteca, e la sorella della Vattese mi dice: guarda, io ti giuro che il fratello del Battino mi ha detto che l'Orlandi la conosceva. L'Orlandi andava in una discoteca, mi ha fatto anche il nome della discoteca, nella quale entrava perché i DJ, i jockey, la faceva entrare gratis, e Roberto entrava con lei. Non sto dicendo che quindi Abbattino ha sequestrato l'Orlandi, sto dicendo che è successa questa cosa. Di più, la BMW Touring, modello Touring, color verde tundra, ormai è un nome storico di questa auto, era un'auto che era nella disponibilità, e questo me lo dice la sorella della Vattese, del fratello di Abbattino, cioè di Roberto Abbattino, non di Maurizio, del fratello più piccolo. C'entra con il rapimento Orlandi? No, ovviamente. No, proprio no. Però fa capire che la storia della povera Bruna Vattese è una storia che porta lontano, perché il suo modo di vivere e le amicizie che aveva sono una specie di dedalo che addirittura arriva a Emanuele Orlandi. Voi direte, ma che cosa incredibile. No, non lo è, perché era una ragazzina che andava in discoteca al pomeriggio di una domenica e ci passava un'oretta, non succedeva niente di strano, ce l'avano tutti, ci poteva andare anche mia sorella, per dire, non è strano questo.
non era andata, che ne so, un rave party, ecco, non era roba così, una cosa da ragazzini. Solo che tra i ragazzini c'è anche il fratello di Abbatino, che è anche lui un ragazzino, capite? L'omicidio della Vettese è un brutto omicidio, perché in realtà lei viene, anche lei viene tolta la vita col solito sistema e viene abbandonato vicino dove era stata uccisa la Martucci. Quindi, come dire, in tutta Roma, Roma è piuttosto grande, vasta, enorme, e la periferia addirittura più grande, perché un cerchio veramente di decine di chilometri, guarda te, chi uccide Rosa Martucci lascia il cadavere in quel posto, che non è il luogo dell'omicidio. Chi uccide la Vettese lascia il cadavere a poche centinaia di metri, come se fosse la discarica, no? delle vittime di omicidi. Si erano messi d'accordo, non lo so, la coincidenza. Voi credete alle coincidenze? No, io no, non credo alle coincidenze, ve lo dico sinceramente, non ci credo. È così. No, non ci credo, no? Non ci credo, no, perché non funziona così. Figurati io se credo alle coincidenze. Poi le coincidenze negli omicidi sono di per sé stesse una bestemmia. Esatto. Adesso non voglio dire che quella vecchia teoria per cui una coincidenza è una coincidenza, due coincidenze sono un indizio e tre coincidenze sono una prova. Però insomma, qui cominciamo ad avere due coincidenze. Diventano tre se pensiamo che vengono uccise nello stesso modo. Diventano quattro se pensiamo che anche alla Vettese rubano capi d'abbigliamento. Diventano cinque se ci aggiungiamo che viene uccisa nello stesso modo che uccisa la Martucci, cioè con un capo di abbigliamento. Insomma, dopodiché, se qualcuno vuole credere alle coincidenze, ok, sono tutte coincidenze. Per noi no, né per me né per il Pupacchini, non erano coincidenze. Punto. E poi abbiamo Mirella Gregori, credo che la storia sia nota, però se tu la ripercorri, forse... In funzione naturalmente un po'. Guarda, il nome Mirella Gregori, bisogna soltanto che qualcuno dall'alto, e non mi riferisco all'umana vita ma più in alto, no? Convinca una tale che si chiama Sonia Di Rito a parlare, perché tutto gira attorno a quella roba lì. Cioè Mirella Gregori, ragazzina anche lei, di una famiglia per bene, sorella più grande, lei venditrice dell'Avon, vita normale, va a ballare, poi, oddio, va a ballare. Nel suo diario scrive che va a ballare, lo scrive lei di suo pugno, sono andata oggi che domenica a ballare alla discoteca Viking. E uno dice, vabbè, la discoteca Viking, chi se ne frega? E no, no. Perché la discoteca Viking, voi lo saprete meglio di me, comunque se l'avete già letto, ma certamente l'ho scoperto, accertato anzi, poco tempo fa, è a quartiere africano, che è un quartiere piuttosto vasto, già, però è anche a 200 metri 200, discoteca Viking, dalla casa di Marco Accetti, 200 metri. E quando Mirella Gregori scrive, sono andata a ballare al Viking, a 13 anni, non 15, due anni prima, nell'81, 13 anni. Ora, ci sarebbe da domandarsi, insomma, io magari mia sorella di 13 anni andare a ballare in discoteca da sola la domenica, anche fosse stata della discoteca del vescovo, non l'avrei mandato, non l'avrei voluto, non mi sa, io fratello maggiore, ma oddio, magari va bene così. Io ho una sorella, è più piccola, però io ho più di 60 anni, mia sorella poco meno, ma parliamo di quando eravamo ragazzi, non sarebbe accaduto. A Mirella Gregori invece è successo. La De Vito, la sua cara amica Sonia, con lei fanno comunella, è la figlia del proprietario del bar sotto casa di Mirella Gregori, Milano Mentana 81. Sono molto amiche, talmente amiche che il giorno che scompare Mirella, uscendo di casa, qualcuno osserverà il fatto che si chiudono insieme in bagno per un quarto d'ora, prima che lei scompaia, prima che scompaia per sempre. Quando verrà interrogata dirà che erano solo cose tra ragazze e non specificherà. Poi succede però che un agente di pubblica sicurezza, nella fattispecie un agente del SISDE, verrà mandato, questo ormai col caso Orlandi, tutta la montatura, Turkesh,
che scrive i casi, vogliamo informazioni, vogliamo sapere, ma noi c'entriamo, eccetera. E, il Tempo di Roma, il quotidiano, che per primo dirà, ma però c'è anche quel caso, il caso Gregori, perché in effetti aveva scritto un trafiletto mesi prima sulla scomparsa della Gregori, e magari sono casi simili. Ovviamente è una buttata giornalistica, l'avrei scritto anch'io magari se avessi lavorato al Tempo a quell'epoca, avendo queste due notizie, erano facili da affiancare. Ma una cosa è affiancare, un'altra cosa è dire che lo stesso sequestratore internazionale che preparava il colpo sulla Orlandi. Beh, insomma, la signorina Sonia De Vito non racconterà mai cosa disse a Mirella, non solo, non dirà neanche mai perché, mesi dopo, intercettata da un agente del SISD, mentre parla con una commessa di un negozio lì a fianco, dentro il bar della sua famiglia, quindi sotto casa della Gregori, dirà, beh certo, però poteva prendere anche me, lui ci conosceva tutte e due, stavamo sempre insieme, io e Mirella, poteva prendere anche me insieme a lei, o mi pigliava anche a me. Questo porta a dire, questo è agli atti, c'è un atto ufficiale, c'è una relazione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo porta a dire che lei lo conosce. Non c'è niente da fare, lei sa benissimo di chi sta parlando, non vorrà mai dirlo, non vorrà dirlo allora quando le verrà chiesto, glielo chiederà anche la giudice Rando, in tanti magistrati lo chiederanno, lei dirà sempre che niente, era un modo di dire, non si riferiva a nessuno in particolare. Chi porta via Mirella Gregori non la porta via con la forza, la porta via in pieno giorno, a Roma, di sabato, alle 3 del pomeriggio, piazzali Portapia, insomma, è come tentare di rapire qualcuno a Milano in Piazza Duomo al sabato pomeriggio alle 3, ma non scherziamo, insomma, no? Cioè, centinaia di persone avrebbero visto un rapimento, un sequestro di persona violento, nessuno ha visto niente, è stata adescata. La Mirella Gregori scrive nel suo diario che nella sua compagnia c'è gente che ha l'auto, e va bene, infatti al quartiere africano per andare alla Viking probabilmente non ha preso i mezzi, no? Quindi frequentava anche persone più grandi, questo voglio dire. Vuol dire che poteva aver frequentato anche o conosciuto l'adescatore, quello che poi la ucciderà, perché che la uccida non ci sono dubbi, non c'è storia in me, è stata uccisa. Tutto quello che successivamente è stato aggiunto, ovvero sia che è stato un rapimento preparatorio perché bisognava studiare i mezzi per poter poi prendere Orlandi, è una mistificazione, teoria campata in aria, non c'è niente su cui appoggi, nulla. Il caso Gregori, volendo, se la signora De Vito magari guardasse questo programma, magari stesse ascoltando in questo momento, parlasse e dicesse a chi si stava riferendo, cosa, a chi stava riferendosi, perché molto probabilmente lei conosce la persona che ha preso la Gregori, anzi certamente lo conosce. Chiaro? Questo è Igor, nocciolo della questione Gregori. È la stessa persona che abbiamo in mente io, Otello? Può darsi, non lo so. Se la De Vito parla, magari lo sappiamo, non lo so. Posso fare io una domanda a Max, un attimo? Certo. Vai. La Gregori disse che sarebbe uscita con un amico che si chiamava Alessandro, un ex certo. compagno di classe. Ma questa cosa non gliela dice anche a questa Sonia? Sonia non dice che lei sarebbe andata a suonare la chitarra insieme a questo Alessandro? Cioè lo ribadisce anche all'amica, questa cosa qui? Questo è quello che dice la De Vito, cioè la Sonia, certo, lo dice lei. Ovviamente dice il falso, la Sonia. Ovviamente perché? Semplice per una banalità, perché Alessandro non è la persona che incontrerà Mirella Gregori quel pomeriggio. Alessandro è a decine di chilometri sul mare con la famiglia a mangiare al ristorante. Quando succede questa cosa, quindi Mirella mente a Sonia, probabile che Mirella mente a Sonia, perché deve mentire alla sua amica del cuore? Certamente le dice con chi va, anche perché tutti e due conoscono la stessa persona. Sonia mente dicendo mi ha detto che andava con Alessandro, ovviamente sì, perché è falso. Che motivo aveva la Gregori a 15 anni e mezzo di costruire una balla alla sua amica per non dirle con chi sarebbe uscita, quella con cui faceva comunella da mattina a notte? Per quale motivo doveva mentirle? Perché? Questa è la risposta. Mente la signora De Vito, mente, sono De Vito, mente. Punto.
Io pensavo, sì, guarda. Certo. Sì, no, siccome ho trovato strano che Mirella Gregori poteva aver mentito alla mamma, ma mi è sembrato strano che avesse mentito anche all'amica. Quindi se non ha mentito all'amica, è l'amica che sta dicendo qualcosa di diverso. Esatto, è l'amica che mente, l'amica nasconde l'identità perché ne ha una paura tremenda della persona che, con la quale veramente Mirella Gregori si è incontrata. Ne ha una paura tremenda, è una persona che evidentemente lei considera o pericoloso per sé o addirittura pericoloso anche per la sua famiglia. Parliamo dell'epoca e successivamente, fino al 2015, attenzione, no, fino proprio 20 anni prima, qualcuno le chiederà la stessa cosa in procura nel 2015, dirà, no, mi ha detto questa roba qui e io non so cosa fosse, quando dissi quella cosa alla commessa parlavo così, non mi ricordo neanche cosa ho detto. Chiaro? Mente, cioè è evidente che abbia mentito. Non fosse per il fatto che Alessandro, che esiste veramente questo Alessandro, era un suo compagno delle medie, dirà, interrogato, tra l'altro il giorno stesso, perché la madre di Mirella chiama Alessandro, perché la Mirella, nella sua agendina del telefono, ce l'ha il telefono di casa di Alessandro, e la signora, madre di Mirella, chiama a casa di Alessandro, e la madre casca dalle nuvole, dice, no, mio figlio, ma no, non è possibile, appena torna a casa, che è fuori al mare, glielo chiederò. Alessandro, non appena viene raggiunto, dirà, no, io non la vedo, no. Poi lui dirà, non la vedo da 2 anni, non è vero, non la vedeva da 5-6 mesi. Però quello ci può anche stare, certamente non era quel giorno che la vide, eh. Questo poco, ma sicuro. Non è stato lui, o almeno quell'Alessandro lì. Poi, può darsi che la pescatura abbia usato il nome Alessandro? Chi lo sa? Non lo so, io non ho idea che nome... Certamente è un adescatore, ha usato un nome falso, ovvio, no? Non ha detto, sai, mi chiamo Tizio, abito lì e questo è il mio telefono, aspetta che ti adesco domani. Ovviamente no, l'ha avvicinata prima, non è il primo contatto, evidentemente l'ha avvicinata prima. La Gregori scende perché, non perché immagina che sia l'Alessandro che non vedeva da almeno 5-6 mesi o forse un anno, perché ormai parliamo di... primo anno di scuola superiore, terza media, quindi due mondi. Ma perché? Sa chi è? Infatti, sei tu, allora scendo. E scende, punto. Anche perché Mirella, se non erro, quando riceve la citofonata, dice dimmi chi sei, se no io neanche ti rispondo. Esatto. E quando questo gli dice qualcosa che purtroppo, ahimè, la madre non capisce, anche perché, insomma, stessa attaccata lì, diciamo, purtroppo è questo chiaramente il destino che funziona in questo modo, ahimè, e quindi lei scende, e tra l'altro scende in un modo come se avesse dovuto tornare in fretta, sì, presto, esatto, non scende, esatto, per Madovia, ci vediamo fra 6 ore, insomma, no? Però questo dimostra, scusami se ti interrompo, perché ci ho riflettuto, io sono d'accordo al 100%, per me c'era un predatore sessuale in quegli anni e ha agito per diversi anni. Mi sono chiesto come mai la Gregori e l'Orlanti non sono mai state ritrovate, al contrario delle altre. Quindi deve averle occultate. No, c'è una risposta? No, guarda, questa è una domanda che mi sono posto, ci siamo posti in realtà. Io, Giulio Balchini, che ho sottoscritto. Guarda, la verità anche questa volta è molto banale. Se la Gregori, il cadavere della Gregori, fosse stato ritrovato, vogliamo dire, dopo 10 giorni della scomparsa, 3 giorni, ma anche la sera stessa, insomma, sarebbe scoppiato un casino. Cioè, nel senso che è una notizia che esplode sui giornali. No, ragazzina di 15 anni esce da casa un sabato pomeriggio a Roma, in centro, perché parliamo del centro di Roma, presa, rapita, stuprata, uccisa. Cioè, una roba da titoli che ancora oggi ritroveremo in internet. Quando fai una cosa così, parlando dell'assassino, ci vuole un po' di accortezza, perché finché tu fai a pezzi, strangoli la Veltese, la Martucci, è un discorso. Se uccidi delle ragazzine, una ragazzina, e la butti in un prato, è un altro discorso. Io non credete che una persona del genere sia uno stupido. Ahimè, è dotato di un'intelligenza molto acuta questo assassino, o questi due assassini seriali, molto acuta. E questi ragionamenti si fanno. L'ha fatta semplicemente sparire, l'avrà sotterrata da qualche parte. Non posso dire altro, ovviamente fuori Roma.
E infatti io ho pensato questo, quando è successo tutto, diciamo, il bailamme sul caso Orlandi, lui non ha più fatto una cosa del genere. Esatto, ha cambiato bersaglio, cioè ha mantenuto la tecnica, no, lo farà con la Skerl l'anno dopo, la Skerl dell'84, però la Cathy Skerl, arriviamo, cioè a Cathy Skerl. Sì, sì, ecco. Procediamo con ordine, perché sennò la storia così deve essere raccontata, mettendo esatto. insieme i vari omicidi. Ecco, dopo siamo a giugno, il 5 giugno dell'83, c'è Tea Stroppa. Ora Tea, guarda, questa poi è una cosa straziante, perché la Tea Stroppa, cioè, se tu guardi anche l'età, hai detto quanti anni ha, no? La Tea Stroppa non è proprio, insomma, una ragazzina, una donna matura. Insomma, sicuramente nella vita ha rischiato molto, perché diciamocelo con franchezza, se ti comporti nel modo in cui si comportava la Tea Stroppa, morire o avere guai, insomma, molto grossi, violenza eccetera, specialmente nelle grandi città e specialmente in quegli anni, era abbastanza comune. E invece Tea Stroppa viene, io credo che sia stato, guardate, mi spiace doverlo dire in questo modo, sia stato una specie di allenamento. Questo assassino ha bisogno di uccidere, ne ha bisogno, perché guardate, non è solo un fatto di piacere, è anche un fatto di necessità. Gli serial killer non uccidono, sì, chiaramente la dinamica è una sublimazione, l'atto sessuale, eccetera, eccetera, ma perché uccidono? Perché uccidono in quel momento lì? Perché non il mese prima? Perché non un anno prima, due anni prima, tre anni dopo? Perché sentono quella che si chiama una pulsione omicidaria, no? Una specie di necessità interiore profondissima che arriva da quell'inferno che è il loro inconscio. Quindi il bersaglio ovviamente non è allineato con gli altri bersagli. Se voi pensate a Lucia Rosa, alla Martuccia, alla Meschi, alla Bettese, insomma, se pensate a queste che sono ragazze, insomma, di tutt'altra fatta, di tutt'altra età, anche di tutt'altra vita, se vogliamo, anche personale. Invece lei no, lei è come se avesse ucciso sua madre. Praticamente questo è. E è vero che era una donna elegante, l'ha fatto, guardate, sono omicidi fotocopia, quindi cambia il nome, ma la dinamica è sempre quella. Cambia in questo caso però l'età, perché Tea Stroppa è proprio un caso a sé come scelta di bersaglio, non come dinamica dell'omicidio, come scelta di bersaglio. È l'unica, tra l'altro, come età, credo che sia quella più, tra virgolette, anziana, anche se anziana non è affatto Tea Stroppa, però insomma, non è più una, non è una ragazzina, non ha l'età certo della Rosa Martucci, neanche di Lucia Rosa, eccetera eccetera. Non c'è molto da dire, guarda, su questo omicidio. È stato un omicidio fatto passando la vede da uccidere, punto, non c'è da aggiungere molto. È veramente banale, se vuoi, la ragione per cui noi siamo certi che sia, noi intendo dire Otello sottoscritto, certi, cioè abbiamo una ragionevole sicurezza, mettiamola così, che faccia parte di questa serie, è perché se si guardano i bersagli dal punto di vista proprio della collocazione del bersaglio sul territorio, si scopre che se tiri via quel bersaglio, cioè Tea Stroppa, lo metti da un'altra parte, non ti funziona più insieme degli altri omicidi. È come se dovessi stare proprio lì, cioè dovevo uccidere proprio una lì, in quel posto lì, perché sembra quasi, guardandoli su una mappa, come noi abbiamo fatto, guarda, ce l'ho ancora a casa di questa mappa, è una specie di mezzaluna non in senso verticale ma orizzontale, pensa, mezzaluna in orizzontale, uno spicchio di luna messo in orizzontale, questo spicchio di luna dentro tutti i puntini, con dentro tutti i bersagli, e questa è l'area in cui agisce. Se prendi quel puntino lì, attenzione, nel puntino c'è dentro anche Via Poma, ecco, per intendere, c'è una mezzaluna con dentro anche Via Poma. Se tiri via quel puntino, si chiama Tea Stroppa, e lo piazzi da qualsiasi altra parte di Roma, e non funziona più. Perché se pensiamo a un cacciatore territoriale, lo è, e beh,
lì doveva prenderla. Allora poteva prendere Teastro, poteva prendere anche una ragazza che passava quella sera portando fuori il cane, voglio dire, poteva prendere chiunque nella fisionomia dei bersagli che lui cercava. Ha trovato lei perché ahimè era lì e insomma lei, come dire, batteva, insomma, e era lì, insomma, nella, in quella posizione, in quel punto, insomma, geografico. È passato, era comodo, veniva, diciamo che gli veniva comodo per andare a casa, va, mettiamolo in questo modo. Sì, allora procediamo. Emanuele Orlandi, poco dopo, praticamente Teastroppa 5 giugno, la scomparsa di Emanuele Orlandi 22 giugno. Sì, la scomparsa di Orlandi è ovviamente una fotocopia della scomparsa di Mirella Gregori. Stesso meccanismo, stesso bersaglio, stessa dinamica. E poi questa cosa veramente straordinaria nel male di questo soggetto, che è la capacità di agire con estrema freddezza in zone centralissime di Roma, passando inosservato, attenzione, non soltanto per ciò che attiene l'avvicinare la vittima, passando inosservato in generale. Perché, vedete, se per ipotesi un attore, un bellissimo uomo, una bellissima ragazza, molto bella, appariscente come si direbbe oggi, no, cammina per Vittorio Emanuele, magari qualcuno se la ricorda. Questo signore passa davanti al Senato, piazza di Porta Pia, via Noventana, di sabato, in quell'altro caso addirittura alle 7 di sera, quando c'è una roba così per Roma, migliaia di persone su tutti i mezzi possibili, a piedi, in bici, in moto, poi estate, insomma, neanche a dire che pioveva, era la notte d'inverno, no, e riesce a passare inosservato lui, oltre che lei. E questo è molto interessante, molto. Vuol dire che questa persona è capace di essere invisibile, cioè è capace di avvicinare la Orlandi con molta tranquillità, di conoscerla con molta tranquillità, di essere sua dente nei modi, mite nell'aspetto, elegante, certo non un brutto tatuato, insomma, non il signor Giuliano, magari ci arriveremo a parlarne, qualcuno ha mai visto una foto di Giuliano, insomma. Otello Lupacchini è quel magistrato che ricevette un pezzo di balaustra dell'aula del tribunale addosso da Giuliano. Giuliano era talmente un energumeno che, seduto nella scranno degli imputati, sradicò la balaustra a mani nude di legno, ne prese un pezzo e lo scagliò contro il banco del giudice della Corte d'Assise. E mancò di poco il giudice Lupacchini, cioè per dirti l'elemento, no? Quindi lo vedete uno così che prende la ragazzina per strada e se la porta via sotto braccio, dai, ti offro un gelato, vieni, ti accompagno, no, giusto. Quindi che tipo poteva mai essere? Mirella Gregori e Emanuele Orlandi vengono arrestate così. Viene presa per strada, avvicinata, con gentilezza, gli offre un lavoro, è tutta contenta, da Orlandi, chiama a casa dal telefono della scuola di musica, parla con la sorella maggiore, ma no, non accettare, ma cosa vuoi, figurati se ti dà 350.000 lire. Attenzione, la questione dell'offerta di distribuire volantini dell'AVO non è stata mai detta tutta, perché non è che l'offerta fu di andare in giro per Roma a distribuire questi volantini, no, l'offerta fu di andare a una sfilata delle sorelle Fontana a distribuire materiale promozionale dell'Avon, questa detta tutta giusta. Ovviamente voi direte, ma che assurdità, sorelle Fontana e l'Avon stanno insieme come Christian Dior e la Standard, ma se ci sia ancora la Standard, non c'entrano niente, no? Però succede questo, le offre questo tipo, eh? E attenzione, non è una balla che racconta solo la Orlandi, perché donna Flaminia, che non ho avuto il piacere di conoscere, ma ho conosciuto una persona che conosceva molto bene, che era la caposala della sorella Fontana. Donna Flaminia racconterà a questa persona, che è un poliziotto di alto rango, che molte ragazze avevano telefonato, alcune erano anche venute, dicendo, ma allora quando è che comincio
a vendere i profumi dell'Avon. E lei li mandava via tutti, cioè, ma cosa vi state inventando? Non c'è nessun profumino dell'Avon. Pur niente, l'Avon non c'entriamo nulla. Però, evidentemente, questo meccanismo di adescamento non funzionò solo con Orlandi. Andò a buon fine dal punto di vista dell'assassino. Per Orlandi e la Gregori prima, ma in altri casi non andò a buon fine. Per esempio, non andò a buon fine con una ragazza che ho conosciuto. Questa storia va proprio raccontata, perché questa ragazza, quando l'ho conosciuta io, era già un avvocato, quindi molto dopo. Però anche lei cadde questo tranello. Un tipo la avvicinò, carino, elegante, giovane, ben vestito, con una bellissima automobile, e le dice: io mi sono il direttore delle Sorelle Fontana, della fabbrica e dell'atelier delle Sorelle Fontana. Sono il dottor Montanarini. Esisteva il dottor Montanarini? Come? Era il direttore della struttura di produzione della sartoria. E le dice: senti, guarda, se vuoi puoi collaborare con noi, guarda, con l'Avo, noi facciamo delle presentazioni, se vuoi ci organizziamo. E questa ragazza dice: oh, che bello, fa, allora senti, fa questo tipo, se mi dai il tuo numero, io ti chiamo a quel momento. Questa ragazza ingenuamente dice, ragazza di ottima famiglia si direbbe, no, borghese, Roma, insomma, situazione anche molto solida, dice: ma sì, perché no, gli dà il numero. Solo che, attenzione, questa vicenda succede nel 1983, segnatevi bene l'anno, lo stesso anno della spedizione di Eone Orlandi e della Gregori. Questo signore non poteva sapere che un agente dei servizi segreti italiani, che io ho conosciuto personalmente, ha l'intuizione di andare a vedere se effettivamente, perché la sorella della Gregori gli dirà: ma guarda che mia sorella aveva parlato del Sole Fontana. E lui dice: ah sì, va bene, andiamo a vedere. Va a verificare. E dice: ma e la donna Flaminia racconta questa vicenda. Tante, alcune ragazzine sono venute parapà parapà. E anche una ultima fa: oh cavolo, veramente? Ma sì, sì, è venuta una ragazza pochi giorni fa dicendo questa cosa, ma noi abbiamo mandata via. Ma senta, ma è sicuro? Ma sì, sì, sono sicurissima, sono sicurissima. E lì, a questo punto, come si dice, non è che tutto è sempre dalla parte dei cattivi, c'è anche qualcosa che sta dalla parte dei buoni. Qual è la cosa che succede? Succede che questa ragazza aveva lasciato il suo numero a donna Flaminia. Bingo. Questo agente prende il numero, cerca questa ragazza, va a casa sua dicendo: senti, per carità di Dio, tu, se chiama questo tizio, mi avvisi immediatamente perché devo prenderlo. E succede, succede, succede sempre in questo anno 83, dopo il sequestro Orlandi, sempre nell'83. Questo tizio chiama la ragazza. La ragazza chiama le strutture, questa gente, e quindi si mobilita tutta la struttura. E gli dicono: sì, 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 prendi un appuntamento. E questo tizio gli dà un appuntamento. È l'appuntamento al laghetto dell'Euro. Voi conoscete bene Roma, avete presente il laghetto dell'Euro, vero? Non è proprio un posto nel quale magari uno invita qualcun altro a parlare di lavoro, bello per una passeggiata, forse no. Bene, te la faccio breve. Lo pigliano. Perché lui ci va all'appuntamento, anche lei, so che ci vanno anche una decina di agenti, diciamo, borghese, lo chiappano e lui fa quello che casca dalle nuvole. No, ma io ho dato un nome, no, ma non è che ho dato un nome falso, avrà capito male, no, ma io sono timido, lo faccio perché così, per conoscere le ragazze, dico delle Sorelle Fontana, ma non è vero niente. Insomma, morale della faccenda, la cosa cade lì. Cade lì. Allora, io non so qual è l'altra parte della verità, ma non, neanche Lupacchini la sa per la verità, non lo sappiamo, ma evidentemente qualcosa di molto importante è accaduto. Questa persona non andava, lui, la sua famiglia, qualcuno di molto importante, legato a lui evidentemente, non andava aperto quel coperchio.
Voi direte, vabbè, però li stanno cercando l'Orlandi, in fondo alla fine era una stupidaggine, questo ha fatto una stupidaggine, oddio. C'è il reato di falsa sostituzione di persona, c'è il reato volendo di adescamento, c'è il reato anche di truffa, perché se io fossi Sole Fontana, uno va in giro a dire mi chiamo Montanarini, io lo denuncio per truffa, tu stai cercando di rovinare il mio nome Sole Fontana. Ma niente di questo succede, questo tizio viene abbandonato. Questi sono i meccanismi di adescamento. E quell'adescatore l'avevano preso, poi non l'hanno più cercato. Sì, questo è Tutto ciò che sto dicendo ha un nome e un cognome, un nome, un cognome e un indirizzo. Io sono qua, come dice il mio amico Ricci di Striscia la Notizia, Antonio, siamo veramente amici, noi siamo qua, se qualcuno ha qualcosa da dire io mi chiamo Max Parisi, sapete dove trovarmi, non c'è problema, sempre per rispondere, sono qua. Scusa Max, quindi voi non sapete chi sia questa persona che è certo stata... che lo sappiamo, ma lo sa, l'ha appena detto. Sì, no, avevo capito che sospettavano chi fosse, ma non sapevano chi era la persona che è stata fermata. No, caro collega, lo sappiamo e come, ed è anche la risposta alla domanda e la persona si potrebbe porre, ma quando, te l'ha detto qualche giorno fa, ma sai, poi alla fine nessuno ha voluto indagare, soprattutto i vertici della procura. Ma Max, scusami, ma venne tirato in ballo da chi l'ha visto un paio d'anni fa? Sì. Anche questo signor Felix, sì. Felix, il signore che riassumiamo per gli ascoltatori, andava in giro per Roma proponendo alle ragazze di partecipare a un film. In particolare uno di questi film si è svolto davvero ed era Gli ultimi giorni di Pompei, girato a Civitavecchia, al Sun by Park Hotel. E lo so perché dei miei amici fecero le comparse negli ultimi giorni di Pompei, però non furono reclutati da Felix. Speriamo. Ma, ecco, di questo Felix, che cosa si sa? Perché mi ricordo che chi l'ha visto andò a intervistare lui e anche un suo amico, un signore che viveva con lui, il quale sembrava addirittura peggio di lui, tra l'altro, molto inquietante. Ma, sì, ecco, guarda, cosa sai di questi signori? Dunque, intanto c'è un precedente di Felix che non viene raccontato, però lo racconto io. Lui adescò un ragazzo proponendogli di fare una comparsa in un film che si girava in una villa. In realtà il film era un film pornografico. E questo ragazzo lo fece, solo che questo ragazzo, cosa succede? Succede che il film non solo era pornografico in senso stretto, ma era anche un porno gay, e questo porno gay finì, in vendita in qualche modo, e questo ragazzo si suicidò scrivendo una lettera nella quale diceva mi hanno drogato, questo signore mi ha drogato, io non sapevo niente, non c'entro, ahimè, succedono anche queste cose. Guarda, non è così strano però, sai, che nel mondo del, chiamiamolo, la suburra del cinema ci siano personaggi che vanno in giro a cercare comparse strane e curiose. Quindi Felix ne è più né meno di altri. Per esempio Giovannone, che era... Francescone, che era un personaggio, uno stuntman dei film Bud Spencer, e poi per qualcosa andato storto verrà crivellato di colpi sotto casa, si può dire, della Simonetta Cesaroni, stesso quartiere di Don Bosco, proprio nel mondo del ricerca delle comparse. Quindi, come dire, non è un mondo tranquillo, è un mondo un po' agitato, cioè può anche morire, o si può diventare come Felix, o essere di Felix. Perché, oddio, diciamo, ho fatto anch'io la comparsa in un film girato a Roma, che però è stato un fallimento totale, non credo per colpa mia, perché ero solo una comparsa, non potevo sabotare tutto io da sola. Però, ecco, diciamo che a me non è capitato di intravedere questi personaggi ambigui in quell'unica occasione in cui ho fatto la comparsa a Roma, però si andava tutti coloro che volevano fare le comparse gravitavano in un posto
che era in Piazza della Repubblica a Roma, la cosiddetta Piazza Esedra, accanto alla stazione Termini, dove c'è la fontana e dove inizia Via Nazionale. Perché lì c'era il sindacato dei lavoratori dello spettacolo, a cui dovevi iscriverti, dovevi farti un tesserino se volevi fare la comparsa. E per cui credo che anche quello fosse un punto dove potevano gravitare delle persone. Sì, però guarda, col caso Orlandi c'entra né tanto né poco. Col caso Gregori, figurati. Le altre, no, perché questa ragazzina non c'entrava niente con Felix. Poi che Felix fosse un tipo che andava in giro per Roma cercando di comparse, o vai a capire cosa, magari anche altro per suoi clienti particolari, non te lo so dire. Resta questo episodio, la cronaca di questo suicidio legato direttamente a lui. Cioè, chi si uccide lo accusa di averlo in qualche modo circuito, drogato, per quello che fu un film pornografico in cui partecipò, ecco, dalla vergogna si uccise. L'83 è un anno tremendo, perché appunto è... Igor, poi voglio fare una domanda a Max. Sì. Però prima volevo chiedere a Deborah se c'ha degli auricolari, perché mi sembra che quando parli si sente il computer. Sì, un po' si sente. C'è un rientro. No, io ti sento benissimo. No, la sentiamo bene, però... Quando parlo, dici? Sentiamo il computer, sì. Ah sì, perché ho una ventola, perché mi permette di non cadere... No, se c'hai degli auricolari si risolve questo problema. Comunque non importa, vai. Comunque Valerio, se devi fare la domanda, falla, così... Sì, poi la domanda è questa. Io ho letto il libro, lo chiamerò L'Uomo della Ferrari, se lo posso chiamare così. Altro che... Ecco, volevo chiedere, siccome è molto ben costruito il vostro libro, però io questa storia, siccome l'ho letto tempo fa, lo sto rileggendo in questi giorni, ma questo episodio che hai raccontato ora del laghetto dell'Eur... Sì. Ecco, quello era l'uomo della Ferrari. Esatto. E quindi voi lo sapete perché siete partiti da questo episodio? Noi oppure pensato, no, scusami, la domanda era essere un adescatore, cioè no, permettimi. No, aspetta, la domanda era questa. Abbiamo pensato ci fosse sicuramente un assassino seriale in circolazione. Sì, sì. Quando veniamo a sapere dalla fonte diretta, certo, dalla gente che fece tutta l'inchiesta andando eccetera eccetera, Salvatore Ferrari parlò con la vittima, sarebbe stata una vittima, ma poi grazie a Dio non lo sarà. A quel punto abbiamo detto, ma vuoi vedere che magari è lui? Dopodiché, posizionando semplicemente, perché poi questo signore lo abbiamo noi analizzato, diciamo, molto da vicino, cosa fa, dove vive, che attività, chi conosce, chi vedeva, parliamo sempre di anni fa naturalmente, ma che io sappia è ancora lì a fare quelle cose. E improvvisamente è come quando tu metti a fuoco un'immagine, niente va fuori posto, nessun dettaglio va fuori posto, pam, tutto va a fuoco completamente. Quando, proprio non volendolo, perché non è un preconcetto, un'idea preconcetta, non volendolo, incappiamo, facendo questa indagine, sempre in lui. Non volendolo. Ti dico di più, guarda, questo l'ho visto recentemente, dico, Dio santo, anche qui. Hai presente il delitto del binario 10? Saggia Civitelli, non c'entra questa storia, però Saggia Civitelli viene eliminato, bang, colpo in testa, stazione Ostiense. Dove stava andando? A Santa Palomba, a fare cosa? A trovare la sua amante, trentenne. Non c'entra, può darsi che sia solo una coincidenza in questo caso, però questa amante trentenne è una casa, una villetta. Questa villetta è, vogliamo dire, 400 metri da una sede di lavoro dell'uomo della Ferrari. Non lo so, magari non si conoscono, magari non c'entra niente, però accidenti, il mondo è grande. Io una volta ci credo che Igor per caso era lì, la seconda dico, ma che strano, sempre lì. Alla dodicesima dico, senti Igor, ma abbi pazienza, me lo vuoi spiegare?
Solo che in questo caso io dovrei essere il procuratore della Repubblica di Roma e tu l'uomo della Ferrari, solo che non succede. Ti volevo chiedere, scusami Deborah, siccome Sambuco, quello che ha visto, è l'unico che veramente ha visto il rapitore di... Esatto. Ma corrisponde la descrizione che fa Sambuco? Che rispondesse Igor. Ah, sì, sì. Mandato una delle corrisponde. Corrisponde. Però a questo Sambuco è mai stato, l'ha mai vista questa foto per dire... Certo anche che no, certo. Che no, perché se la Procura di Roma non fa niente avendo in mano gli atti, ma non i nostri, io parlo dell'indagine dell'83. No, io chiedevo se voi... caro mio, no? No, io mi chiedevo se voi l'avete fatto. Cosa se, se voi siete riusciti a contattare questo Sambuco e fargli vedere magari, o non si può fare una cosa del genere. No, dunque, intanto sono passati 30 anni, io credo sia morto Sambuco, sinceramente. Ah. Perché questa cosa succede nel 83, parliamo del 2007, 2005, scusami. 83-2005 sono tanti anni. Questo signore poteva avere all'epoca 40 anni, credo, no? Certamente, o forse di più in verità, perché era una, come si dice, un premio stare davanti al Senato, no? Era un fine carriera in qualche modo, non era una cosa da ragazzi, perché insomma, sai, davanti al Senato, fai la guardia, insomma, c'è tutto un suo perché, quindi era un premio, quindi evidentemente avrà avuto forse 50 anni, oggi ne avrebbe 80 e passa, non lo so, ma penso, direi a occhio, che sia morto, o comunque sia molto vabbè, no, ok, vai avanti, scusate. Max, volevo amichevolmente sfidare una cosa che hai detto prima. Mi tolgo il maglione, scusate. Vabbè, vai. Scusa, è istant, perché... Ah, oh. Perché mia moglie mi ha detto, mettiti un maglione che fa freddo. Vabbè. Scusate, rieccomi. Volevo un pochettino fare l'avvocato del diavolo e sfidare amichevolmente una cosa che hai detto prima, perché... Sì. Tu hai parlato di prossimità di una persona che lavora in un posto dove sono accaduti dei fatti, no? Di sangue. Certo. Ecco, io ti posso dire che a Milano io lavoravo in via Borgogna, esattamente di fronte a dove lavoravano due ragazze che hanno fatto una bruttissima fine, cioè Erika Ansermin, che è scomparsa in Valle d'Aosta, la ragazza coreana adottata in Italia, scomparsa in Valle d'Aosta, lavorava praticamente attraversando la strada rispetto a dove lavoravo io, e Alenia Bortolotto, che fu purtroppo vittima di Juncker. Sì, certo. Quel terribile delitto con il coltello da sushi, no? Però questo non mi lega necessariamente ai delitti. A me fa un po' paura il fatto che magari un domani qualcuno venga a sapere, e io lo sto dicendo in pubblico, vabbè, colpa mia, che io lavoravo su quel marciapiede di fronte a queste due ragazze scomparse, e poi magari scrive un libro dicendo che ci sono delle coincidenze che mi legano a questi fatti. Sì, hai ragione, solo che ne mancano 10 di fatti a quelli che tu racconti, perché vedi, una coincidenza, ribadisco, una coincidenza, ma 12 coincidenze sono un po' troppo, francamente. E poi non sono solo coincidenze, perché in un paio di casi c'è un'estrema prossimità, che è molto più di una coincidenza. Diciamo, ci sono degli indizi, va là. Non sono solo coincidenze. Nel caso specifico, prendendo il tuo esempio, è vero, hai ragione. Io lavoravo di fronte a un altro, dall'altra parte della strada c'era un negozio e due commesse vennero ammazzate. D'accordo. Dopodiché io aggiungerei il posto di lavoro dopo dove eri, ma in un altro negozio di fronte al quale hanno ammazzato 3 persone. Ah sì? E dopo che hai fatto? Mi sono spostato in un'altra città. E che hai fatto? In un negozio. E di fronte che hanno fatto? Altri 3 morti. No, scusami. O tu sei la persona che porta sfortuna in maniera cosmica, quindi anche adesso in linea, così video io e te, e vado a far benedire, oppure non è così. Vabbè, allora, Max, però tu lo sai che chi vive in una grande città e si sposta ha comunque sempre qualche probabilità di ritrovarsi vicino a qualche fantaccio. Hai ragione. Perché anche a Milano... Ma nel caso dei serial killer non è esattamente così. Nel caso dei serial killer... questo è un fatto concomitante con altri, ovvero sia il modus operandi, il profilo delle vittime, la dinamica
del ritrovamento o della scomparsa, quindi si aggiunge anche il fatto del territorio di caccia, ma non è l'unico elemento del territorio di caccia, eh. C'è il territorio di caccia, il fatto che il modus operandi sia lo stesso, che le vittime abbiano profili identici. Anzi, Igor, io ti ho mandato una fotografia, che è un insieme di fotografie, te l'ho mandata, avete fatto, credo, una locandina, non so, una presentazione. Se tu guardi quelle fotografie e socchiudi un po' gli occhi, le guardi tutte assieme, sono le foto di queste morte, queste donne uccise, se socchiudi gli occhi, le guardi tutte assieme, ti sembra di guardare la stessa persona. Ti dico di più, l'altezza, il peso delle vittime è molto simile. Sono tutte donne simili, benché magari di età diverse, ma non ce n'è una alta 1,80, una donna, una ragazza alta 1,50, una magari sovrappeso, una magrissima. No. Cathy Scher la sovrapponi a Orlandi, la Orlandi la sovrapponi alla Vettese, la Vettese la sovrapponi, ce le metti una sopra l'altra, sono la stessa donna. Anche la Thea Stroppa, che ha qualche anno, molti anni di più, anzi 20 anni di più delle altre, ma se la sovrappone è la stessa donna. Questo dice molto, sai. Vediamo che, dicono, vediamo che dicono i nostri ascoltatori, visto che è pubblica oramai, sta sul mio profilo Facebook, sul profilo Facebook della radio, sul profilo Facebook di Valerio. Vediamo che cosa dicono. Sì, in effetti alcune hanno certamente caratteristiche simili, su questo non c'è dubbio. Ecco, una cosa che, diciamo, sulla quale stavo riflettendo è questo anno 83, no? Che è veramente tremendo, no? Sì. Che in qualche modo, perché abbiamo la Vettese, la Gregori, la Stroppa, la Orlandi, Fernanda Durante. E poi c'è, prima di arrivare a Fernanda Durante, Lucia Rosa, Giuliana Meschi. Certo. E poi... Ah, in agosto c'è questa austriaca che si chiama Regina Gstottenmeier, se l'ho pronunciata giusta. Sì. Che anche lei, puff, 20 scompare, anni. E la ritrovano morta. 20 anni. Bella ragazza, austriaca, in vacanza, ottima famiglia, una che... le vacanze gliele pagano i genitori, insomma, aeroplano, Roma, insomma, non una cosina da campeggio che posso dirti a Riccione. No. Buona borghesia austriaca. Buona borghesia austriaca. Seviziata in un canneto che solo uno che sa dove ci si arriva, se non ci si arriva neanche per sbaglio, viene trovata perché un pescatore dall'acqua con la sua barca, andando, non so, a pescare cosa, si infila nel canneto e vede questo cadavere sulla riva proprio dove inizia il canneto e dà l'allarme e la trovano, se no questa sarebbe pango, scomparsa nel nulla, fosse passato ancora 20 giorni, il cadavere si ricomponeva completamente e addio. Era, ecco, direi una scomparsa. Raccontiamo qualcosa. È sparita da Roma anche questa austriaca, è sparita da Roma. Certo. Però nel libro non c'era lei. No, non c'è, perché me ne sono... Questo fa parte di ricerche più recenti. Successive, certo, perché la cosa non finisce lì. Poi alla fine aggiungi cose e dici, beh, giusto per dirlo, dici, ma allora, ma è vero che anche qui c'è una coincidenza, bruttissima coincidenza? Sì, c'è anche qui. Perché a distanza di poco da San Giorgio di Tarquinia c'è la Villa al Mare dell'Uomo della Ferrari. Distanza di poco, saranno 3 chilometri, 2 chilometri, in un posto dove, voi capite, non è che stiamo parlando di Ladispoli, tutto rispetto per Ladispoli, però insomma, Ladispoli, le case sono affiancate come le carte da gioco. Lì c'è una villa qua, una casa un po' come, non so, in certe zone della Toscana, dove Sabaudia, ecco, per dire, anche, cioè, zone dilatate, no? Dove le residenze estive sono distanti. E lì veramente mi viene un'incazzatura, scusate, non dovrei usare queste parole, ma insomma, un'incazzatura profonda, perché quando poi scopri che anche a distanza di 20 anni, santi Dio, questa poveretta, Regina Gstottenmeier, viene ritrovata in un posto dove bastava guardare la mappina senza fare troppi discorsi, e sto tizio, c'è una casa che ci arriva a piedi quasi, vabbè, pazienza, cioè, vabbè, comunque. Fortuna che non so, che sono vecchio. No, ma...
In effetti credo che tutto questo debba essere considerato appunto come... Ce lo siamo anche detto con Max parlando più volte. Tutto questo è un desiderio, no, di giustizia, perché poi tutte queste donne legate forse un po' anche dall'aspetto, ma legate dalla sfortuna di essere esatto. si trovate nel momento esatto. sbagliato, nel posto appunto giusto per chi lì era appostato, probabilmente insomma, forse c'è davvero questa grande necessità di rifletterci, no? E poi il fatto che appunto Max, Otello dicono che l'inchiesta, no, non è stata fatta, o meglio, diciamo, non è stata fatta, ecco, no, non è stata fatta, appunto. Si è deciso, punto, di pubblicare di non il libro, fatta. Igor, noi abbiamo deciso, io ho deciso di pubblicare il libro, abbiamo deciso di pubblicare il libro, a fronte del fatto, perché non è, ragazzi, allora, questa cosa ce la siamo detta tu e io, cioè, al telefono, non è che tu scrivi libri, io scrivo libri, il libro è una cosa che viene molto dopo, l'obiettivo che abbiamo e continuo ad avere è prenderli, prenderli, in questo caso prenderlo, perché sono straconvinto che sia un assassino, un socio, uno che lo aiuta, diciamo, il lavoratore, fa i lavoretti sporchi, le pulizie magari anche, in certi casi. Ecco, questo è, chiaro? Prenderli. Questo libro non è stato scritto per essere pubblicato, questo libro era un testo di inchiesta riservatissimo fatto dal sottoscritto, letto e riletto dal giudice Lupacchini, punto. Successivamente, ma quando dico successivamente non intendo una settimana, neanche un mese, neanche tre mesi, parecchio di più, è diventato un libro. Perché non poteva rimanere lì così, non è possibile, capisci? Certo, eh? Ma d'altra parte... Quello che ha fatto paura è la questione Orlandi e Gregori, ha fatto paura proprio questo. Perché poi, insomma, come ripeto, io sono qua. Chi l'avrebbe dovuto aprire l'inchiesta non è andato, o meglio sia, sì, è andato, diciamo così, in pensione. E cosa fa? Cosa ha fatto dopo essere andato in pensione dal lavoro nella magistratura italiana? È diventato, ha preso un altro incarico piuttosto importante, in uno stato straniero che sta a Roma. Non so se avete presente che è stato straniero, sì, penso che sì, si chiama Vaticano. È un incarico di altissimo profilo. Poi capite perché. Certe cose non succedono. Eh no, perché dopo bisogna spiegare troppe cose, inchieste sbagliate, piste senza senso, lo scambio con Akça, Phoenix che in realtà sono i servizi segreti italiani, Turkesh che in realtà è un mitomane che si chiama Mario Ilario Ponzi. Cioè, queste cose vanno spiegate, no? Bisogna dire che la mobile, le strutture, i vertici della Polizia di Stato hanno preso cantonate inaudite o hanno voluto prendere cantonate inaudite. Queste cose andrebbero poi spiegate. Se fai un'inchiesta in questo senso, che tu vai in questa direzione, ma butti, come si dice, al cesso tutto quello che è stato fatto da altri in precedenza senza cavare un ragno dal buco, cioè senza individuare niente di nulla. E questo è. E allora sapete cosa c'è? Si lascia correre, tanto è passato, sono passati 20 anni, in quell'epoca erano passati 25 anni, no, 22 anni, anzi, lasciamo perdere, ma insomma è stato, che volete fare? No. Il caso Orlandi, il caso Gregori scompaiono dalla cronaca nel 1984, finisce tutto, Turkesh viene preso, non viene detto da nessuno se non in 5 righe all'Ansa, un articoletto, il giudice dice sì, ho scritto io questi comunicati, così, poi però dice alla Rando, dice al giudice Rando, dice sì, però li ho scritti tutti, no? E questo tizio è dello stesso paese del socio dell'uomo della Ferrari. Non so se mi seguite. Cioè il mitomane che scrive Turkesh è nato nello stesso paese, ma un paese che è grande come questo cellulare, cioè non stiamo parlando di un paese di 300 anime, in centro Italia, in mezzo ai bricchi, come diremmo, cioè in mezzo ai monti. In questo paesino nascono
quello che scrive i comunicati firmandosi Turkish e il socio dell'uomo della Ferrari. E tu credi ancora alle coincidenze, eh? Mi parli di coincidenze, eh sì. Bella sta coincidenza, eh? Carina. Va bene. Beh, certo, bisognava rifletterci sopra e comunque farla quella inchiesta, perché mi pare che ci siano molti presupposti per farla, ma comunque insomma ancora oggi sai, ma tu sì penso di sì, no? Da quello che ho capito, appunto guardando un po' le varie storie, io dico che certo che si può fare. Naturalmente alcune cose sono talmente distanti che probabilmente molti testimoni non ci sono più, però certo si può fare. Ecco, io direi che possiamo continuare senza tralasciare nessuno, no, senza tralasciare nessuna di queste vittime, con Lucia Rossa. Ecco, però poi volevo chiederti, ma voi ci avete pensato al fatto che appunto l'83 è così denso di eventi? Cioè, secondo voi perché è accaduto qualcosa? Perché l'assassino, no, guarda Igor, perché questo assassino seriale si rende conto che può farlo, che nessuno lo ferma, nessuno lo cerca, che frega niente a nessuno, succedono tante cose, ma lui può andare avanti e ci piglia proprio gusto, sai? Cioè la sequenza omicidaria è tale per cui si capisce che lui, come dire, ha questa, dice, oh cavolo, ma allora posso farlo sul serio? È quasi come se questo signore diventasse un signore del male, avendo la certezza a un certo punto in poi, ma direi quasi da subito, che nessuno lo piglierà mai, nessuno lo cercherà mai. Quando muore una donna, come tu hai nominato Lucia Rosa, ma vale anche per la Lupi, Tea Stroppa, insomma, quando muoiono queste donne, la polizia non si muove più di tanto. No, pensa che addirittura la Fernanda Durante, il primo comunicato dice: prostituta uccisa, trovato cadavere una prostituta, pratica di mare. Prostituta, Fernanda Durante. Perché questa è la media delle cose. Negli anni, in quell'anno lì, 80, 81, 83, 84, ma fai anche 90, va, anche 95, fai anche 2011, 2021, no? Se trovi un cadavere di una donna, mezza nuda, per strada, in un prato, la prima cosa che scrivono è prostituta uccisa, salvo poi essere la moglie del capo dell'ufficio ispettivo della Banca d'Italia, nel caso di Fernanda Durante. Della Durante, sì, della Durante. Sì. Ecco, quindi questo era, no? E poi diceva, vabbè, non volevo mica cercare, perdere tempo, se l'è cercata, fa una vita sul marciapiede, prima o poi l'ammazzano, anche se campa la stessa cosa, che se ne frega. Guarda, non voglio essere cinico, non sono Hammer di Tom Clancy, però insomma, questo è un po' il modo di vedere. Poi ti devo dire, ho conosciuto diverse persone bravissime che lavorano nella mobile e nell'omicidi, bravissime. Si danno nella catturandi, si danno da fare degli accidenti e rischiano davvero la vita. La questione è che sono talmente tante le vicende criminali che purtroppo si ne privilegiano alcune e se ne lasciano indietro altre. Le forze sono sempre quelle, anche la mobile di Roma erano sempre quelle. Non è che c'erano cinque Nicola Cavalier, ce n'era uno. Capisci? Quello faceva, più di tanto cosa vuoi fare? Se tu hai a fianco caso mediatico Orlandi e la povera disgraziata, la figlia di nessuno, che si chiama Gregori, che figlia di uno che c'ha un bar, ma chi se ne frega? Non chi se ne frega, attenzione, non voglio dire questo, forse non ho neanche pensato, semplicemente che avendo quei numeri lì, i poliziotti, o fai questo o fai quello. Il gioco forza fai quello, no? Chiaro? Poi nel caso delle prostitute o chi di donne che facevano per mille motivi si trovavano in quella condizione, c'è il preconcetto, e questo diciamolo perché guarda, è proprio la verità, maschilista, di molti, di alcune, almeno delle forze dell'ordine, che come dire, una donna queste cose non le deve fare, se l'è cercata, insomma, cioè se ti vai su un marciapiede, ti trovi in giro la notte anche a camminare, sei nel quartiere dove non dovresti stare a casa tua, ma che ci fai al mattino a pratica di mare? Ma figuriamoci, no? Parlo di Fernando Durante, no?
Ciao, sul fatto che l'assassino l'ha ucciso in un posto, l'ha massacrata di coltellate, l'ha lavata, presa, trasportata, abbandonata, per sfida ha lasciato addirittura il coltello a scatto a fianco al cadavere, come dire, tanto quando mi pigliate voi? Cioè, capisci, nella sequenza, il caso Fernando Durante è una specie di pernacchia alla polizia. Come a dire, ma voi credete, ma io faccio quello che mi pare, ma mi piglierete mai? E infatti così è stato, eh. Però, volevo ricordare che anche... Scusa, io vorrei... Consenti, Igor. Sì, vai. Vorrei nel tempo che ci resta, non penso sia tantissimo, vorrei portarmi molto in là. Perché, allora, il caso Cesaroni tu lo conosci benissimo. Io ho letto recentemente i tuoi libri, il tuo libro, l'ultimo anche che hai pubblicato, Igor, e mi hai profondamente convinto di una verità, che le inchieste sono state condotte con i piedi, che degli indizi importantissimi, totalmente trascurati, del fatto che si scopre dopo distanza di anni cose tipo le chiavi col nastrino giallo, cioè che se uno ci pensa, sono soliti i radioascoltatori, i telespettatori nel caso di YouTube, se lo sono mai chiesto, ma insomma... Raccontala tu la storia delle chiavi con nastrino giallo, perché ci penso, impazzisco. Cioè, raccontala tu, com'è sta storia di queste chiavi con nastrino giallo? Dove compaiono? Dove erano? Perché le ha il portiere? Che ne ha un altro mazzo che dovrebbe, che ha, anzi che ha? Perché la moglie c'è a mano queste chiavi quando arriva la omicidi e fa finta di non le vuole dare? Ma perché? Perché non l'hanno arrestata sul posto? Scusami. Beh sì, questa è una storia complicata, in effetti, cioè è una domanda complicata, in effetti viene da chiedersi perché non l'hanno, se non altro non gli hanno chiesto, no, subito per quale motivo non avesse consegnato le chiavi, dico subito nel momento in cui poi... Ma come faceva a averle in mano? Perché le aveva? Non poteva averle, le chiavi stavano dentro l'appartamento dove venne ucciso Samuele Cesaroni, erano appese dietro la porta quelle chiavi lì, quel mazzo lì, quel preciso mazzo lì. Ma sai, cazzo, diciamo che lei probabilmente scendeva dal quinto piano, ma... Non siamo sicuri se nell'attesa che arrivasse la polizia non è entrata lì dentro con il marito. Questa è un'idea che è venuta a tanti che hanno riflettuto, no, su come si ritrovasse quel mazzo di chiavi. In realtà, purtroppo, io temo che questa spiegazione non sia sufficiente. Non sia sufficiente perché, a mio avviso, lei quelle chiavi molto probabilmente le aveva sin da prima. Ecco, il problema da dirimere, no, quello vero, è capire se lei in qualche modo... ha fatto qualcosa nel periodo in cui tutti quelli che erano andati su, cioè Paola Cesaroni, il fidanzato, i due volponi, riscendono, stanno nel cortile, aspettano che arrivino le volanti. Ecco, la domanda è che cosa è accaduto lassù e perché non l'ha raccontato. Cioè lei è salita ed è andata certamente a parlare con il marito. Su questo non c'è alcun dubbio. Lei ha detto richiudiamo la porta, quindi ha dato 4 mandate e si presume che quindi non sia rientrata lì dentro, no? Quindi si presume che le chiavi con le quali ha richiuso la porta con 4 mandate, e già la scena è di per sé ridicola, no? Esatto. Cioè, hai scoperto, diciamo, l'omicidio, tu la richiudi con 4 mandate perché, dice così, trovano tutto com'era. Cioè, è di per sé un ragionamento totalmente assurdo e bisogna capire se lei
e il marito sono rientrati lì dentro per qualche motivo, e quindi lei ha lasciato le chiavi al marito e si è presa le chiavi che stavano dietro, oppure se le avesse già da prima, perché se le aveva già da prima, allora è evidente, no? Quando il pubblico ministero Ilaria Calò prende le chiavi, io ero in aula, no? E le mostra alle telecamere, no? E a tutti i fotografi che scattavano, tant'è che in giro sulla rete si trovano foto, appunto, primo piano delle chiavi con nastrino giallo nelle mani del PM Ilaria Calò, ora sostituto, quindi insomma. Ecco, quando fa questo, lei vuole dimostrare che Ivana Core erano in possesso di una chiave che non dovevano avere. Esatto. E quindi la domanda che pone, e comunque il percorso che poi descriverà quando chiederà appunto l'ergastolo per l'ex fidanzato, lei delineerà anche un altro scenario, e in questo altro scenario lei si dirà convinta che quelle chiavi sono in possesso di Ivana Core, perché si presume uno dei due, ovvero il portiere, sia entrato là dentro prima della esatto. 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 Quindi questo è, però, sai, questa è una storia veramente pazzesca, no? Cioè, io oggi ho sentito questo pergamene che ha fatto Valerio sul tagliacarte. Secondo me probabilmente siamo riusciti a dire qualcosa in più, qualcosa che non era mai stato detto, no? Perché poi appunto è un ragionamento che abbiamo sviluppato insieme, e le intuizioni di Valerio, a mio avviso, sono decisive, no? Dopodiché leggo la chat, no? E qualcuno dice: no, ma tutto questo non è possibile perché il tagliacarte è stato lavato. Intanto, no, a me viene da dire e da chiedere, no? Ma come fai a dire che il tagliacarte è stato lavato? Io non ho visto una perizia, no? Sul tagliacarte. Sul tagliacarte. Non c'è, no? Infatti. Figuriamoci se c'è un posto dove c'è scritto che il tagliacarte è stato lavato, no? No, assolutamente no. Una fantasia assolutamente, come dire, ecco, selvaggia. Allora, la storia che tu hai raccontato, che hai iniziato a raccontare e che speriamo di continuare a raccontare prossimamente, di finire di raccontare prossimamente, perché ci sono degli omicidi che secondo me sono molto significativi rispetto al ragionamento che tu e Utello fate. Ecco, però anche lì, l'hai detto tu stesso, no? Nei casi mediatici si sviluppa quella che io chiamo la vulgata, cioè c'è un'altra storia. No? Sì, esatto. Cioè, ne dico una, no? Sulla quale ultimamente ho lavorato. Gira voce, no? Che sulla scena del crimine di Chiavari, Nada Cella, sia stato ritrovato un anellino. No? Adesso io prima o poi la racconterò la storia dell'anellino, no? Ma questo lo voglio dire appunto questa sera, no? Qui in diretta insieme a Valerio, insieme a te, a chi ci sta ascoltando, non c'era nessun anellino. È una totale invenzione. Sulla scena del crimine non è stato trovato nessun anellino. Il tagliacarte è stato lavato, ma io che ne so se è stato lavato. Cioè, chi lo dice che è stato lavato il tagliacarte? Ecco. Ma poi scusami Igor, ma chi lo dice che sia l'arma del delitto? Ecco, è quello che noi andiamo dicendo, no? Ma siccome chi l'ha scritto, no, intendeva in qualche modo criticare quello che la settimana scorsa abbiamo detto insieme io e Valerio, e che Valerio poi ha ribadito
appunto questa sera, no? Dice, ma se l'hanno lavato, no? È chiaro che è stato, ma chi l'ha detto che è stato lavato? Dove sta scritto? No, ma scusa, non, cioè, fatemi vedere la perizia, no? Dopodiché guarda, possiamo discutere, no? Del greco, il dottor Del Greco, che è una persona preparatissima. Ma certo. E gli omicidi ne ha visti una quantità, ahimè, piuttosto alta, e sicuramente tantissimi omicidi fatti con delle armi da taglio. Non ha nemmeno preso in considerazione l'idea che quella fosse l'arma del delitto. Non è che, ragazzi, alla squadra omicidi ci stiano i leoni da tastiera che stanno in internet o su Facebook e poi scrivono nelle chat. No, ci sono persone che tutti i giorni, ahimè, vanno a cercare di risolvere casi di omicidio, alla omicidi, anche di Roma, specialmente di Roma. Quindi non sono dei sprovveduti imbecilli che, vedendo un coltello su un tavolo, dicono: "Ivo, dimentichiamoci di questo coltello, va là, cerchiamo qualcos'altro, vediamo se per caso lo troviamo nel giardinetto sottostante l'arma del delitto che sta lì sul tavolo." E no. Tra l'altro, recentemente ho parlato con un investigatore di alto profilo che mi ha detto proprio questo. Parlavamo di altro, poi mi fa: "Ma poi, guarda, la cosa più divertente di tutte, lo dice non io, lo diceva lui, che ahimè con la morte ci ha a che fare tutti i giorni, dice, questa storia del tagliacarte dell'omicidio Cesarone, ma non hanno mai visto le coltellate, dove le ha tirate, come le ha tirate, al petto della ragazza, con un tagliacarte che non ha nemmeno una punta acuminata, che non taglia, cioè non è tagliente, è solo pungente. Ma come glielo conficchi un tagliacarte? Ma chi è quel cretino che poteva pensare a una roba del genere?" Infatti i colleghi dell'omicidio non hanno manco guardato, nemmeno repertato, nemmeno catalogato, eppure stava lì. Poi il tagliacarte è importante, non certamente come arma del delitto, per dimostrare che qualcuno l'ha spostato, magari vanno a core, che magari si è fatto l'idea che quella fosse l'arma del delitto, fa aspetta che la sposto, casomai pigliano qualcuno. Io sto tirando a indovinare, sia chiaro, non lo so. Però chiamare arma del delitto è un insulto al lavoro dei poliziotti, delle squadre omicidi. Quella roba lì, arma del delitto, non lo è, non può esserlo. Con quell'arma lì non tiri il numero di coltellate che hanno trafitto la povera Simonetta Cesaroni, alcune sfondando anche delle ossa, non soltanto le parti molli. Attenzione, specialmente mi faceva riferimento alle coltellate nella zona pubblica. Beh, uno pensa che lì ci sia soltanto, come dire, parti molli. Non è affatto così. Specialmente quella coltellata che è entrata in un modo e uscita in un altro, facendo una specie di taglio a U, si può dire, quella coltellata lì, ed è repertata nella autopsia di Simonetta Cesaroni. Quella roba lì puoi farla solo con un'arma da taglio, non la fai con un tagliacarte che non ha lame. Quindi i leoni da tastiera, magari qualcuno che, ahimè, o non so, per caso si trova ora anche accidentalmente a ascoltare quello che sto dicendo, si dia una calmata. Addirittura Igor, la puntata scorsa, se ricordi, la convinzione non solo che il tagliacarte fosse stato lavato, ma lavato con la varechina. Infatti c'era una bottiglietta lì e c'era scritto sopra varechina, no? E infatti, no, è stata utilizzata certamente per pulirlo. Io dico che, insomma, queste cose sono assolutamente prive di senso, no? E penso, siccome sono prive di senso, dico che è inutile. La storia della varechina, secondo me, è uscita dal fatto che poi è stato cercato il DNA su questo tagliacarte anni dopo, e quindi non hanno trovato un bel niente, neanche una traccia di sangue, e in genere non lo trovi se lo lavi con la varechina. Quindi è stato fatto, secondo me, come dire, un ragionamento a posteriori, se non abbiamo trovato questo. Ma in genere non lo trovi se non è l'arma del delitto, cioè in generale. No, però se quella è l'arma del delitto e non lo trovi, è perché è stato lavato con la varechina. Va bene, sì, diciamo, no, che comunque che cosa
Io avrei delle curiosità molto forti, le volevo chiedere a Max. Ci abbiamo poco tempo. Secondo me bisogna fare un'altra puntata, se Max è d'accordo. Io voglio fare, cioè, no, per l'amor di Dio, io vi ringrazio di quello, poi sono anche vecchio e scassato. Ma sì, comunque mi divertirebbe, no, mi piacerebbe molto, ma guarda, non in nome del fatto di fare giornalismo, che mi avete dato un'occasione, che vi ringrazio tantissimo di avermelo offerta, ma ci sono altre cose da dire sul serio. La storia non è finita qua. Sarebbe in un certo senso quasi consolatorio se fosse finita con Assassini in Libertà, cioè, a dire, dopodiché non c'è più niente, ahimè, magari è morto il serial killer, no, tu sai cosa sto dicendo, Igor, ci sono, sì, so cosa stai dicendo, sì. Ci sono due vicende raggelanti successe negli anni 2000 e una anche poco meno di 10 anni fa. Uno è il collezionista di ossa della Magliana. Sì. Qualcuno che uccide sicuramente 5 persone, 3 donne, 2 uomini, età compresa tra i 20 e i 50 anni, il delitto più vecchio è dell'86 o 89 e il più recente sicuramente del 2006, quindi attenzione a questa cosa qui, non parliamo di 50 anni. Questo caso è ancora lì, appeso, anzi no, non è appeso. E come gli altri, 12 donne e un assassino, Assassini in Libertà, archiviato. Attenzione però, archiviato in una data che è passata completamente inosservata, ovvero l'8 marzo del 2011. L'8 marzo del 2011, il pubblico ministero che ha in carico l'inchiesta sulla scoperta di questo scheletro formato da parti di 5 vittime, dopo anni, 2 di inchiesta senza aver cavato un ragno da buco, dice: vabbè, mi arrendo. Non c'è niente da fare, archiviamo. E niente, il GIP dice: va bene, viene archiviato. C'è una data che è l'8 marzo 2011. L'8 marzo 2011 è il giorno nel quale viene trovato un busto di donna uccisa pochi giorni prima. Busto nel senso che l'assassino ha tagliato la testa, disarticolato come fosse il pollo, disarticolato alla coscia, ovvero sia disarticolate le gambe e sezionate all'altezza del collo del femore dentro l'anca. Lavoro da professionista. Taglio a X sul ventre, asportate le viscere con professionalità, senza strappare nulla, tagliando tutto il peritoneo, eccetera. Tagliato chirurgicamente lo sterno, aperta la cassa toracica, estratto il cuore e i polmoni, estratto il fegato, lo stomaco e quant'altro. Lasciando quello che potrebbe essere il pollo che si compra al supermarket, eviscerato e senza nessun organo interno. Questo oggetto viene lasciato in un campo in Bella Vista, a fianco a una strada molto trafficata, quando? L'8 marzo 2011, il giorno dell'archiviazione. Allora, io torno a quello che prima mi hai detto tu, che adesso non mi ricordo il tuo nome, sei una bellissima donna che sto guardando al momento, come ti chiami? Non mi ricordo più. Deborah. Ecco, Deborah. Ah, allora, parli di me, grazie, molto gentile. Allora, Deborah, prima parlavi di coincidenze. Allora, io ci sono, non dico di no, però, che il giorno in cui il pubblico ministero archivia l'inchiesta su uno scheletro formato da 5 vittime, parte di 5 scheletri di 5 vittime, quel giorno un tronco di donna tagliato da un collezionista di ossa, di arti almeno, che poi verranno spolpate, diventeranno ossa, lo stesso giorno lo lascia come sfida proprio lì, al primo che lo vede. Infatti il primo che l'ha vista ha chiamato la polizia, era un camionista, ha visto sta cosa orripilante, ha chiamato la polizia, che è arrivata a botta, e l'hanno scoperto l'8 marzo 2011. Igor, vogliamo darci un po' più a fondo questa storia? Perché questa storia merita, Sì, merita di essere approfondita. Allora, ci sono molte domande degli ascoltatori e quindi vale la pena di leggerle. Valerio, certamente faremo un'altra puntata. Io solo una domanda avrei, veloce. Ma quest'uomo della Ferrari l'avrà letto il vostro libro? Saprà come la pensate? Chi lo sa, non te lo so dire, non gliel'ho chiesto. No, immagino. Però presumo che, insomma, saprà che gli è accaduto un'accusa del genere. Mi chiedevo se come ha reagito questa persona. Andrebbe domandata a lui.
Non credo di poter rispondere io. Non so. Non ho idea. No, mi chiedevo magari se magari dorme partite. Sonni tranquilli, non lo so. Ecco, è quello che mi chiedevo. Ma magari no, magari pensa tanto. No, mi no, nel senso... Magari prove non ce ne sono, figuriamoci. E poi mica detto che sia io. Ce ne sono tante di persone che hanno la Ferrari, è vero. Sono tante Ferrari in giro. Però invece io pensavo, se lui invece... No, perché non vorrei che passasse poi che la Ferrari è la macchina di Siria Killer. No, io capisco categoricamente, la macchina meravigliosa. Un marchio italiano, una macchina stupenda, vorrei averne una, anzi due, anzi tre, volendo. Ecco, non ho i soldi neanche per comprare una gomma della Ferrari, quindi lasciamo stare. Vabbè, poi a microfoni spento dico quello che penso, vai. Va bene. Parliamo... Ascoltiamo le domande. Sì, ascoltiamo le domande. Ecco, allora ci sono domande, commenti, testimonianze. Per esempio Francesca dice: anch'io vendevo prodotti Avon e come me molte mie amiche... La cosa in quegli anni era molto diffusa, chi non vendeva Avon vendeva Just. Poi abbiamo Mari Zan che dice: non si è indagato abbastanza sulla macchina e sull'uomo con il quale parlò Emanuela Orlandi, visto dalla guardia di Palazzo Madama. A mio personalissimo parere il suo caso è stato usato senza scrupolo contro la Chiesa. E dice però, dice: vorrei segnalare che chi l'ha visto, presa in considerazione alcune delle ipotesi mosse da Max Parisi e Otello Lupacchini, andando ad intervistare due persone. Ora, la nostra telespettatrice non ricorda queste due persone, ma dice: Max Parisi lo saprà sicuramente. E tra queste persone c'era l'uomo della Ferrari, per caso, Max? Ma no. Ok, ecco. E Francesca chiede: quante di queste vittime sono state trovate in casa e quante lontane dalla loro abitazione? Allora, tutte uccise tranne una lontane dalla loro abitazione, una sola, Simonetta Cesaroni. Tutte le altre le trovate in posti diversi dall'abitazione, voglio dire, soprattutto Tea Stroppa venne trovata, insomma, vicino dove in qualche modo stava la notte, ma nessuna di esse è stata uccisa in casa, ma nemmeno Simonetta Cesaroni, in verità, perché era in un ufficio dove andava a lavorare, non era neanche in casa, insomma. Mentre sicuramente almeno tre omicidi sono avvenuti al chiuso, sicuramente. Quindi l'assassino ha portato la vittima al chiuso, l'ha uccisa e poi l'ha buttata a notte. Anche perché se l'ha lavata, l'ha lavata, no? Certo, l'ha lavata, ma l'ha lavata in maniera professionale, cioè non c'era modo di poter risalire a lui, non solo, ma ha lavato addirittura anche l'automobile con la quale, vabbè, insomma, perché porta con un'auto, porta il cadavere di Fernando Durante dove la lascia praticamente rimane in un prato, poi qualcun altro o lui stesso torna, prende la macchina di Fernando Durante, che è una 500 rossa, ci carica alcuni capi di abbigliamento, ma non tutti, alcuni si ritiene per ricordo, e porta questa macchina di fronte alla stazione di Campo Leone, mezza la notte, no? Su questa automobile, di fronte a una stazione. Tipo, su questa automobile, questo tipo ha guidato per forza, mica andava da solo all'auto, no? Non c'è neanche un'impronta digitale. Provate a ragionarci, pensate un po' che razza di acuta incapacità a questo signore di uccidere, acuta capacità di uccidere. Qui è un vero professionista. E Mari domanda. E comunque, casomai, se volesse anche... cercarmi, io scusa, mi permetto, se volesse cercarmi, io sono qua, abito a Milano, sono facilmente rintracciabile. Mi venga a cercare, perché no? Volevo sottolineare alcune cose. Anche Simonetta venne lavata, anche l'appartamento cercò, insomma, ci fu un tentativo, certo, di lavare. Sì, e anche certo. A Simonetta sparirono. Alcuni capi d'abbigliamento. A tutte le vittime di questa inchiesta sono spariti i capi d'abbigliamento. A chi lo stivale, a chi alcuni abiti addosso, a chi la biancheria intima. Tutti, nessuna donna è stata uccisa senza che l'assassino portasse via un capo d'abbigliamento della vittima. Avete preso in considerazione l'assassino di Renata Moscatelli? O non ce l'hai presente in questo momento? Sì, è un omicidio che io tratto nel libro Assassini in Libertà, quello di Renata Moscatelli. Quello però
non credo che abbia a che vedere con questa sequenza. L'omicidio, benché sia un omicidio molto assolutamente misterioso, poi misterioso anche la questione della sorella, insomma. Esatto. Io credo che abbia a che vedere con problemi di natura diversa, diciamo così. Ah, infatti, cioè, perché lì poi magari c'è una questione di tanti soldi in ballo, insomma. Poi questa donna anziana non avrebbe mai aperto a nessuno se non una persona che gli era molto vicino. Lei, non so se avete presente la vittima, ma frequentava la chiesa nel senso più stretto del termine, la comunità religiosa, era una donna religiosissima, stava sempre in casa, non partecipava a nessun evento pubblico di nessun tipo, era molto ricca. Insomma, un bersaglio solo per qualcuno che davvero voleva ucciderla, nel senso che è andata lì per ucciderla proprio, e soprattutto di cui lei aveva un'estrema fiducia. Quelle persone si contavano sulla dita di una mano, anzi forse un dito di una mano. Così. Questa, però poi, però non c'è la testimonianza del sacerdote che ricevette la telefonata di un signore dal cognome molto raro che disdiceva una prenotazione per un pernottamento nella casa di soggiorno religiosa che lei aveva fatto per questa persona in difficoltà. Sì, è vero, però la signora Moscatelli non aveva mai aperto di sera. Poi, per entrare in quel condominio di sera, via Poma, non è che c'entrava, cioè, bisognava citofonare, farsi aprire, farsi ricitofonare. Cioè, una persona, oppure hai le chiavi, non c'è la terza via. Terzo non dà. Oppure scavalchi. Sì, va bene, d'accordo, però, ok, tutto è possibile. Anche scavalcare e poi sfondare la porta diciamo della scala di dove stava la signora Moscatelli, sì, tutto è possibile, certo. Secondo me non è andata così, insomma, chi è andata lì non è per ucciderlo, è andata a uccidersi, è andata. Poi tra l'altro un omicidio, se pensi alla dinamica, è molto particolare, non è un omicidio classico da... Cioè, è anche strano il modo in cui è stato ucciso, sembra un omicidio come a dire non so uccidere, vediamo se ci riesco. Ecco, io ho avuto questa impressione leggendo questa cosa. Insomma. Quindi una persona che avrà ucciso solo lei, credo, non ha ucciso nessun altro. Perché, vabbè, insomma, ragazzi, allora, io direi che si è fatta notte fonda, non so voi cosa intendiate per notte sarebbero... fonda, ma dal mio punto di vista... Ci sarebbero qualche altra domanda, però. Va bene, ditemi, ragazzi, sì, sì. Ecco, allora, dunque, mi chiedono, ma questo serial killer avrebbe un'escalation, e quale? E se si è fermato, cosa lo ha fermato? O ci sono altri omicidi a lui ricollegabili anche altrove rispetto a Roma? Allora, parto all'ultima domanda. Omicidi ricollegabili a lui rispetto a Roma? La risposta è ni. C'è un omicidio che succede in Veneto che potrebbe essere riconducibile da lui. Però... l'omicidio Magello, però non ne voglio parlare in questa sede in questo momento. Si è fermato, allora, sicuramente si è fermato per degli anni, almeno 4, forse 5, forse di più. Io credo di avere capito che l'omicidio Cesaroni, benché sia stato selvaggio, terrificante, una vera mattanza, ma io credo che sia stata una specie di firma finale, come dire, non so se andò veramente lì per uccidere Simonetta Cesaroni, non lo so, qualcosa mi dice di no, secondo me non è andato lì per ucciderla, poi l'ha uccisa, sì. Allora, se tu, anche una persona capace di fare le cose che ha fatto questo signore, quella persona lì, non è che non provi sentimenti, magari li prova anche, non dico di no. Se noi pensiamo all'omicidio clown, un famoso segretario americano, c'è una famiglia, tre figli, insomma, due figli, insomma, viveva nella comunità, faceva feste, organizzava cose. Cioè. Quindi poteva benissimo anche essersi, tra virgolette, innamorato di Simonetta Cesaroni. Semplicemente non voleva continuare quella storia, solo che il modo di chiudere le cose che aveva questo signore non era ciao e buonanotte. Era già un ammazzo, fine. E quindi l'ha fatto, perché quello è il suo modus operandi. E buonanotte al secchio, finisce le cose così. Cosa ha fatto dopo? Ho la parola di vetro, non lo so. Certamente c'è un'escalation, questo sì. Perché? Perché la sequenza degli omicidi dimostra una capacità sempre migliore di ammazzare, sempre più
come dire, precisa, automatica, senza sbavature, senza errori di nessun tipo. Se ci pensate, l'omicidio Cesaroni è un omicidio perfetto, ma non perché non abbia trovato l'assassino, anche ovviamente, ma per il modo in cui ha operato. Ha modificato la scena dell'omicidio, ha usato un'arma che ovviamente non è quella tagliacarte, ha lasciato nessuna traccia di sé, nessuna, di nessun tipo, neanche una sola impronta digitale. Ma provate a pensarci. Lasciamo stare il sangue, il DNA, va bene, si è tagliato, certamente non era Busco, no, perché? Perché? Perché Cavalieri, cioè Busco, si spoglia in questura, si mette nudo, dico, vabbè, dov'è sto taglio? Fatemi vedere se sono tagliato. Non aveva un graffio in tutto il suo corpo. Quindi il sangue non poteva averlo sputato fuori da nessuna parte del suo corpo. Sì, l'emorragia dal naso, ma fatemi piacere, ma qualcuno ha idea di cosa sia un epistassi? Cioè, non è che tu sei, io sono qua che parlo con te, adesso sono qui con voi, mi cala ancora il sangue dal naso. Quello è un sintomo grave, non è una cosa che ti viene una volta, quella volta lì e poi non succede più. Ce l'hai, ce l'hai. Se l'avesse avuto, l'avrebbe avuto anche successivamente. Qualcuno se lo sarebbe ricordato, la mamma, la sorella, l'amico, il nonno, che ne so, qualcun altro. Sì, Busco perde sangue dal naso, ma non è vero, non è mai successo. È una palla colossale. Quindi questa vicenda della Cesaroni è, come dire, tutto un altro percorso. Non ha niente a che fare, è un omicidio chiuso in sé, ma con una capacità dell'assassino enorme. Si è mosso in tutto l'appartamento, ha ammazzato una ragazza, si è tagliato, ha sporcato di sangue sicuramente i suoi abiti, è riuscito a uscirne. Non ha lasciato una sola impronta digitale, accidentaccio, diversa da quelle che di un altro, che non c'entra niente né con Vanacore, né con gli impiegati, né con nessuno. No! Dico male, Igo? C'è un'impronta, ci sono impronte mai trovate, una serie di impronte, perché poi, ragazzi, avrà ammosso, ha sporcato la maniglia, va bene, ci sarà l'impronta sulla maniglia, no. Ha preso il telefono, cos'è? In punta di ditini, il telefono con la macchiettina di sangue sul ditino, la cornetta l'ha presa in mano o no? Santi Dio, sono cose banali, no? Cioè, ci saranno delle, esatto, cose. Per non lasciare impronte bisogna essere molto bravi o comunque avere una grande lucidità. Molto preparati, molto bravi, cioè, questa è l'escalation, cioè la capacità sempre più definita di compiere omicidi senza lasciare tracce. Un killer professionista. Peccato che il movente sia sadico. Cioè, non è killer professionista, non so, di forze speciali che va a uccidere, non so, Bin Laden. Non è quel genere di uomo lì. Max, ti voglio far presente un caso del quale avrai sentito parlare. Hanno appena scoperto in Francia chi era il famoso serial killer, il butterato, Le Grelet, che non aveva mai lasciato tracce negli anni 80 e 90, tranne il suo DNA in tempi in cui al DNA non si pensava. Ed era un ex poliziotto. Diciamo, tu hai valutato questa ipotesi dell'ex poliziotto o ex persona delle forze dell'ordine? Perché hai detto ex, scusa? Vabbè, perché adesso Le Grelet era in pensione, per questo lo chiamano ex poliziotto, però lui no, quando operava era prima nella gendarmerie, ecco, esatto, allora, che è come la nostra polizia municipale, e poi era in polizia, nel reparto motociclisti della polizia francese. Sì, hai ragione, no, lui era operativo come membro delle forze dell'ordine mentre uccideva. Ecco. Allora, guarda, ti rispondo, io in questo caso... Abbi pazienza, Debra, in questo caso non lo conosco affatto, non ne so nulla. Però so cosa ci siamo detti, Igor e sottoscritto, non più tardi di ieri. La coincidenza che venga archiviata l'inchiesta sul collezionista di ossa della Magliana, il giorno stesso in cui viene scoperto il busto di una donna massacrata, cosa ti dico, squartata professionalmente in un ambiente ovviamente dove non ha lasciato DNA, su Irrisa, ha lavorato mesi su questo corpo, anzi questo avanzo di corpo, non c'è una sola particella di DNA diversa da quella della vittima.
e ci ha lavorato come minimo 3 ore su questo corpo per fare quello che ha fatto. Una traccia di saliva, una semplice traccia di sudore a contatto. Sapete che oggi basta toccare una cosa e viene fuori il DNA, non c'è bisogno di lasciare, non so, tracce di sangue, niente di nulla. Tenendo conto che ha rivestito il tronco di cadavere, attenzione, quindi ha lavorato sul cadavere molto anche dopo. Sugli abiti nessuna traccia. Allora, che questo tizio faccia sta cosa, l'8 marzo è una coincidenza quanto il fatto che la Luna stia in cielo stanotte, non è una coincidenza. Come faceva a saperlo? Come faceva a sapere che l'8 marzo sarebbe stata archiviata? E questa domanda merita una risposta. Se i due casi li affianchiamo, accidenti, uno passa il testimone all'altro nello stesso giorno, allora poniamoci anche la domanda come faceva a saperlo quello che ha lasciato il tronco di cadavere, che l'8 marzo sarebbe stata archiviata l'inchiesta sul coso. Quindi potrebbe essere una cosa simile a quella che tu hai appena detto, Deborah. Potrebbe essere qualcuno che appartiene, che ne so, a medicina legale? Potrebbe appartenere, non so, adesso non voglio dire cose fuori posto, ma insomma, qualcuno che magari delle forze dell'ordine per caso ascolterà questa puntata si ponga la stessa domanda. Come mai? Beh, anche per il caso del mostro di Firenze è stessa cosa, eh? Esattamente la stessa cosa. E allora, scusami, dato che... Allora, scusa, è appunto, e quindi mi fanno notare da fuori campo, mi fanno notare che è 9:50, ragazzi. Bene, bene, io direi che possiamo chiudere. Però questa domanda resta, diamogli una risposta. Cerchiamo, Igor, cerchiamo la risposta. Cerchiamo la risposta. Sono d'accordo con te, Max, sono d'accordo con te. Deborah, a te l'onere e l'onore di chiudere. Io ringrazio tutti voi e anche gli ascoltatori vi ringraziano perché c'è stata molta partecipazione, molto interesse. È piaciuto molto l'argomento della puntata, per cui non escluderei di pensare delle nuove puntate su questo argomento. Molti hanno commentato di non conoscere o ricordare poco i fatti di cui si parlava e sono rimasti stupiti, insomma, da quello che è stato raccontato questa sera. E in sintesi, esistono degli assassini in libertà, esistono delle persone che studiano e continuano a cercare di capire cosa c'è dietro questi assassini in libertà. Un ringraziamento a Max Parisi, Igor Patruno, Valerio Scrivo, Daniele Bronzi, Vera Gritzman e Riccardo Pimpini. Grazie e alla prossima puntata. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte del mistero. Grazie a tutti buonanotte. Voi e a giovedì prossimo con una nuova puntata. È stata una puntata molto, ma molto inquietante, anche perché ci sono state delle corrispondenze, no? A quello che è il mostro di Firenze, cioè nessuna traccia, nessuna impronta e via dicendo. Già. A giovedì prossimo e buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Grazie mille, grazie. Buonanotte. Okay. C'è un'altra corrispondenza col mostro di Firenze. Lasciamo andare a dormire Max, sì. Che lo vedo. Max, grazie. Grazie, no, Max, se sei su, ragazzi, Facebook ti chiederò un collegamento. Ma ne facciamo un'altra, Ne facciamo un'altra. Vale, adesso insistere. Ci pensiamo. Sì, vale la pena insistere. Diamo la caccia a questo bastardo. A questi diamo la caccia a questi bastardi. Max, comunque tu saprai anche che stanno cercando anche il mostro di Milano, eh? Sì, lo so, ho idea di cosa stai dicendo.